rientrare a questo contro la formazione di Favo. San Nicolò che mette in campo una formazione ormai abitudinaria con Ciotti tra i pali, linea difensiva con Di Stefano, Milillo, De Santis e Mozzoni. A centrocampo ci sono Bisegna e Stivaletta perché Petronio non ce la fa e quindi rimane a guardare la gara dalla tribuna. E poi Massetti, Di Benedetto e Chiacchiarelli alle spalle di Traini. In panchina a disposizione di mister Massimo Epifani ci sono Recchiuti, Zetti, Balzano, Cane, Di Lui, Iorio, De Carolis, Bosi e Fulvo. La Vastese di Favo, reduce dal KO contro l'Alfonsine, risponde invece con Marco Nato, De Cinque, Bartoli, Campanella e Menzala, linea difensiva, Tafili, Manzo e Di Pietro a centrocampo con Brisco, Fiore e Galizia, la linea dei tre nel 4-3-3 consueto della Vastese. In panchina ci sono invece Russo, Manisi, Cosenza, Locca, Colitto, Napolitano, Felici, Santoro e Scutti, l'allenatore per l'appunto mister Massimiliano Favo, con Alessandro Munerati di Rovigo a dirigere l'incontro. Il San Nicolò che non ha a disposizione Moretti, che sconta oggi la seconda delle tre giornate di squalifica, oltre a Petronio che abbiamo detto poc'anzi, ci sono anche gli infortunati di lungo corso Napolano e Pretara, mentre la Vastese deve rinunciare a Romano, anche egli infortunato. San Nicolò in possesso del pallone in questo momento, è in corso il secondo minuto di gioco, 0-0 qui al Bonones tra San Nicolò e Vastese. A te. Grazie Tania Cantagalli. Intanto avete visto un aggiornamento perché si gioca da poco più di mezz'ora al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, è la prima gara in programma per la terz'ultima giornata di Lega Pro. Il Sant'Arcangelo sta vincendo addirittura per 3-1 sul campo della San Benedettese. Ecco qui il quadro della giornata, la successione delle reti: Gatto per il Sant'Arcangelo, pareggio di Mancuso, sempre lui su calcio di rigore, poi l'allungo della squadra romagnola, prima con Merini e poi con l'ex teramano Michele Valentini. Dunque San Benedettese 1, Sant'Arcangelo 3. Andiamo avanti con i collegamenti che ormai ritengo non siano più prepartita, ma con i primi minuti di gioco in corso, mentre sono iniziate le partite di Serie A. Dovrebbe essere in collegamento Daniela Rosone dallo stadio Gran Sasso d'Italia Italo a Concia. Buon pomeriggio Daniela. Ah no, allora c'è Pineto, allora andiamo per Pineto Monticelli da Roberta Di Sante. Buon pomeriggio Roberta. Ah, scusami Roberta, scusami Roberta, scusami, c'è subito un gol a Teramo. Allora dobbiamo immediatamente tornare da Ania Cantagalli. Ania. Del San Nicolò, Andrea con Traini, servito perfettamente a centro area, libero l'attaccante biancazzurro, servito da Di Benedetto con un lob, quindi Traini che porta in vantaggio il San Nicolò al terzo minuto del primo tempo. A te. Dunque Traini per l'immediato vantaggio del San Nicolò sulla Vastese. Ora possiamo andare a Pineto, chiediamo scusa chiaramente a Roberta Di Sante. Vai Roberta! Buon pomeriggio Andrea, e sì, come dicevi benissimo tu, siamo già al terzo minuto qui a Pineto e intanto c'è il Monticelli in zona d'attacco che si fa pericoloso, provvidenziale la chiusura di Fiumara in ripiegamento difensivo. Dunque formazioni che sono in campo, dicevo, da tre minuti, il Monticelli che è a meno tre dalla zona, diciamo, play-off, dal quinto posto della San Maurese, ovviamente scende in campo qui a Pineto per cercare di portare a casa punti che potrebbero valere un piazzamento importante. Pineto che con la salvezza conquistata invece già contro la Fermana, seppur con una sconfitta, gioca questa partita sicuramente oggi più rilassato rispetto alle domeniche precedenti. Allora la formazione 4-1-4-1 per il Pineto con Mazzocchetti che torna tra i pali, la linea difensiva con Stacchiotti a destra, Pomante, Pisani e Fiumara a sinistra, a centrocampo c'è Logoluso tra le due linee, poi Mariani, Esposito, Cacciatore che prende il posto di Proietti fermato da un problema muscolare e
Ciarcemuti con Palumbo punta avanzata. Risponde il Monticelli di Domenico Stallone con un 3-4-3 con Marani tra i pali, la linea difensiva con Pierantozzi, Sosi che rientra oggi dalla squalifica, è Terrenzio, quindi a centrocampo Vallorani, Cocchieri, Bruciatelli. Intanto c'è ancora un cross pericoloso del Monticelli con Sacchiotti che va di testa a liberare l'aria. Dicevo, a centrocampo Vallorani, Cocchieri, Bracciatelli e Iotti. Le tre punte sono Negro, Giovannini e Pedalino, punta centrale. Arbitra l'incontro Mario Casone di Nocera Inferiore, gli assistenti Alberto Viola e Antonio Di Lauro di Isernia e Frattamaggiore rispettivamente. 4 minuti di gioco, sempre 0-0 il risultato al Mariani Pavone, e io ti restituisco la linea, Andrea. Grazie Roberta, andiamo ora all'Aquila, stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia, un'altra settimana non particolarmente facile per i rossoblù, ma oggi si gioca e quando si gioca è sempre meglio. L'Aquila San Teodoro, Daniela Rosone, buon pomeriggio. Sì Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6, è iniziata da qualche minuto la partita e proprio in questo istante c'è stata un'azione pericolosa del San Teodoro, distratta la difesa aquilana con il numero 8 Luca Vispo che ha tentato direttamente il tiro, la palla è andata fuori, qualche minuto prima c'era stato invece un colpo di testa pericoloso di Adriano Esposito dell'Aquila Calcio su un calcio d'angolo, la palla era finita alta. Vi do lettura subito delle due formazioni, poi parleremo anche della settimana che l'Aquila ha appena trascorso. Le formazioni sono queste: Farroni tra i pali, Arboleda, Pietrantonio, Steri, Pupeschi, Esposito, Minincleri, Ranelli, Noman, Peluso e Valenti. A disposizione di mister Lara Spata, Battistini, lo ricordiamo, è squalificato, ci sono Salvetti, Gagliardini, Sieno, Pepe, Barzella, Ruggini, Dictevicius, Lauro e Russo. Il San Teodoro schierato così: Corti tra i pali, Deiana, Malesa, Magnanelli, Ferraro, Giannetti, Gambini, Visco, Candelli, Iba e Gentili. A disposizione di mister Tatti, Cherchi, Giacomelli, Spano, Gavioli, Pascuttini, Ruzzicchi e Puntorieri. Dicevamo della settimana dell'Aquila Calcio culminata ieri con l'invasione in sala stampa allo stadio Gran Sasso dei tifosi che durante la consueta conferenza di presentazione della gara di mister Battistini hanno fatto irruzione nella sala chiedendo a gran voce di poter parlare con qualcuno della società. È arrivato poi il direttore generale Fabio Guidaurelli che ha parlato con i tifosi. Sostanzialmente i tifosi hanno chiesto alla società di fare un comunicato per dire che pagheranno i debiti, poi cederanno gratis, come recita anche lo striscione che hanno preparato oggi e messo in curva: pagate l'IVA, cederete gratis la società, al resto penseremo noi, The Red Blue Eagles, chiedendo sostanzialmente questo, con la società che poi è uscita con questo comunicato di 3 righe in cui sostanzialmente si accettava il diktat dei tifosi. Quindi sicuramente una giornata, quella di ieri, molto particolare. Mister Battistini ha provato a spiegare le loro ragioni, i toni sono stati, Andrea, molto pacati comunque, nel senso che l'allenatore aquilano ha detto noi vogliamo comunque provare a fare i playoff anche se non serviranno a nulla, perché abbiamo certo orgoglio, abbiamo dignità, abbiamo un impegno da rispettare, siamo professionisti e quindi a noi delle altre questioni diciamo interessa sicuramente, però per noi è importante, visto che abbiamo dato il massimo finora, farlo fino alla fine. Anche perché ricordiamo, Daniele, che in questa settimana sono tornati sì, rapidamente i giocatori, diciamo così, sì, gli ammutinati, poi ci sono state le dimissioni dello staff medico, quindi è stata una settimana sì, molto complessa. È stata una settimana caratterizzata da moltissimi eventi. La partita però non è stata mai a rischio, Andrea, nel senso che la società poi ha provveduto subito a rimpiazzare questi ruoli per la gara di domenica. Sicuramente però questo nell'ambiente ha creato altre tensioni e polemiche che sicuramente a 3 partite alla fine non fanno bene, anche per l'umore di chi scende in campo e di chi sta provando a farlo davvero dando il massimo. Certo, va bene, grazie Daniela, ci sentiamo più tardi. Grazie, grazie. L'Aquila cerca punti per fare i playoff, il San Teodoro è nelle zone basse della classifica, è molto difficile che il San Teodoro esca fuori dalla zona play-out, quasi sicuramente la salvezza passerà per i play-out. Intanto primo gol in Serie A, Lazio in vantaggio, Immobile, Lazio 1, Palermo 0. Possiamo andare ora in Sardegna ad Arzachena per Arzachena Avezzano. Buon pomeriggio a Paolo Muggianu. Paolo. Sì, buon pomeriggio a tutti voi, siamo arrivati al 5° minuto dal primo tempo qui al Biagio Pirina di Arzachena. Il risultato è quello di partenza 0-0 tra l'Arzachena e l'Avezzano. Vi do lettura delle formazioni, sceso in campo agli ordini del signor Di Gracci della sezione di Como. Avezzano con Lewandowski, Assisi, Lombardo, Sassarini, Menna,
Taric, Bitaie, Di Paolo, Di Genova, Serrago e Lopinto. In panchina con mister Tortora, Di Girolamo, Fabiani, Besana, Giuffini, De Ramo, Murzigli e Santirocco. Risponde la Zecchena con Ruzittu, D'Alterio, Mitra, Buonacquisti, Brac, Spardella, Iana, Nuvoli, Sanna, Andrea, Branischi e Niccolò Sanna. In panchina con mister Giurico, Ramu, Petrone, La Rosa, Mulas, Capezzuto, Carpentieri, Oggiano, Veratti e Aluia. 6 minuti in cui non è successo praticamente niente. Paolo, c'è attenzione ad Arzachena perché insomma la squadra è prima in classifica ma ha solo un punto di vantaggio su Monterosi e Rieti. Sì, ma qui in Terra Smeraldina si sta vivendo ancora un sogno, ecco, per quello si sa che per ottenere il salto in Lega Pro bisogna vincerle tutte e tre, le due in casa che si hanno oggi contro l'Avezzano, tra due domeniche con l'Albalonga, ma soprattutto andare a vincere domenica prossima in trasferta sul campo della Nurese, in un derby molto sentito, certo, contro un avversario che di certo punta anche lei a qualcosa di importante, visto che è in piena lotta per un posto nei play-off. Perfetto Paolo, ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Sì, a dopo. Grazie a Paolo Muggiano, ancora immobile, Lazio 2, Palermo 0, scatenato l'ex attaccante biancazzurro, gran bel gol con un piatto destro che non ha lasciato scampo all'estremo difensore palermitano. Dunque Lazio 2, Palermo 0 sono i primi due gol del pomeriggio di Serie A. Allora andiamo con il giro di schermate prima di tornare sui campi della Serie D, ripartendo chiaramente da Teramo. Intanto c'è un palo della Sampdoria in Sampdoria Crotone, giusto per rifare il punto della situazione in Serie A, se è possibile, se no torniamo, ecco qui. Allora le gare del pomeriggio: Chievo-Torino, Milan-Empoli, peraltro nel Milan per scelta tecnica è in campo Gianluca Lapadula al centro dell'attacco, non c'è dunque Carlos Bacca, dunque opportunità da titolare per l'ex biancazzurro. Poi Sampdoria-Crotone e Udinese-Cagliari, come detto si è già sbloccata la gara dell'Olimpico, Lazio-Palermo 2-0 con due gol di Immobile. Le altre partite del pomeriggio sono sullo 0-0. Vediamo ora la Lega Pro, prima abbiamo dato già uno sguardo ad un aggiornamento, vi confermiamo che il Sant'Arcangelo è avanti 3-1 sul campo della San Benedettese, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo, ricordiamo la successione delle reti, Gatto, pareggio di Mancuso sul rigore, poi Merini e Valentini, dunque San Benedettese, Sant'Arcangelo 1-3, le altre tre gare delle 16:30 sono Feralpi Saloreggiana, Gubbio Venezia e Maceratese Teramo. Dopodiché questa sera le partite che interessano più al Teramo, perché ci sono in campo squadre impelagate nella lotta salvezza, Fano Modena che è uno scontro diretto, poi Forlì Bassano e Mantova Lumezzane, altro scontro diretto, praticamente questa sera sono in campo su 6 squadre, 5 che sono impelagate nella zona play-out o appena al di fuori di essa. Domani invece i posticipi alle 20:30 Albinoleffe Pordenone e Padova Ancona, alle 20:45 Parma su Tirol, Parma che sarà il prossimo avversario del Teramo nell'ultima partita casalinga di stagione regolare, al netto poi di eventuali play-out per la squadra biancorossa. Vediamo ora la Serie D, si sta giocando nei gironi F e G. Queste le partite: Agnonese Vispesaro, Alfonsine San Marino, Campobasso Recanatese, Castelfidardo Civitanovese, Pineto Monticelli, Romagna Centro Matelica, San Nicolò Vastese, San Nicolò già in vantaggio per effetto del gol segnato da Michael Traini, e poi San Maurese Fermana, con una Fermana già promossa, già festeggiato nel turno prepasquale il salto in Lega Pro. E ora il girone G con questa lotta davvero serrata in vetta, la
Arzachena, che ha un punto di vantaggio sulla coppia Monterosi-Rieti. E dunque Arzachena-Avezzano, Città di Castello, San Sepolcro, poi lo 0-3 a tavolino già del Trestina, che abbiamo già inserito contro il Foligno, l'Aquila-San Teodoro, la Nusei-Alba Longa, si sta giocando dalle 14.30, dunque si sta per chiudere il primo tempo e il punteggio è di 0-0. Poi Monterosi, Latte Dolce Sassari, Ostiamare Norese, Rieti Muravera e Torres Flaminia. Questo è il quadro della situazione. Attenzione, torniamo subito a Teramo. Sì, Andrea, il raddoppio del San Nicolò con la doppietta di Magol Traini al quarto d'ora del primo tempo, 2-0 per il San Nicolò sulla Vastese, un'azione che si è sviluppata sulla destra con Massetti che ha messo in mezzo un cross basso con l'attaccante Biancazzurro, tutto solo di nuovo a centrale, che ha potuto appoggiare comodamente alle spalle Marco Nando. A te. Era comunque il tuo turno, Ania, puoi andare avanti per un altro paio di minuti. Sì, quindi gara che si è messa decisamente bene per il San Nicolò con questo 2-0 firmato al quarto d'ora da Traini, autore anche del primo gol. In quel caso si era sviluppata un'azione sulla sinistra, passata prima tra i piedi di Chiacchiarelli, poi da quelli di Benedetto, che è ancora da solo a centro area, forse qualcosa da rivedere nei movimenti difensivi della Vastese, perché per due volte la punta centrale di Massimo Epifano è stata colta praticamente da solo in area, ha potuto appoggiare comodamente prima di testa e poi di piatto destro per il gol del 2-0 poc'anzi. Io però vorrei chiedere un parere su questo inizio di gara al collega Riccardo Clinco, che oggi sta seguendo. Ah, è lì, è Riccardo? Sì, è qui, oggi l'ho preso in prestito, Andrea. qui con me sta seguendo. Ormai sta seguendo tutto l'Abruzzo calcistico, Riccardo. Esatto, ormai spazio in ogni dove. Vorrei chiedere appunto a lui un parere su questo inizio di gara sicuramente gradevole. Ciao Andrea. Ciao Riccardo, buon pomeriggio. Ciao Andrea, ma innanzitutto comunicate a Renzetti che ormai ho cambiato, non cambierò mai più, nel senso che stare vicino a Ania è molto meglio che non stare vicino a Paolo Renzetti. Allora comunicarlo a livello ufficiale. Lo so, tu sei sempre un buon intenditore. beh, sai che sono conosciuto anche per questo. Dunque, partita molto gradevole. Per notti folli, Riccardo. No, non mettiamo in giro voci. No, beh. Tu lo dici. Ci si diverte, insomma. Dunque, tornando alle cose serie, la partita, il grande San Nicolò, onestamente mi aspettavo qualcosa di più dalla Vastese. Mi è piaciuto moltissimo all'inizio partita questo Chiacchiarelli, numero 7, molto bravo, e anche il centravanti che, come ha detto giustamente Ani, è spesso lasciato dalla difesa della Vastese abbastanza solo. E nulla, la squadra sta aggiustando molto bene la palla, diciamo che per il momento non c'è stata buona partita, nel senso che la partita la fa San Nicolò e la Vastese sembra un po' bloccata sulle gambe, ecco. Quindi per il momento la Vastese raramente varca la metà campo e non ha mai fatto. Caro Riccardo, lo sai Chiacchiarelli come veniva soprannominato? Dimmi. Il Nedved di Crecchio. Ma infatti è bravo. Sia in occasione del primo gol. Biondo, gran tiro, quindi. No, bravo. Mi ha veramente impressionato. Potrei chiedere referenze al suo allenatore Massimo Epifani. Ma infatti conto a fine partite da andare da Massimo Epifani per parlare di questo ragazzo. Senti, invece è una Vastese deludente, sì, mi pare di capire da questo risultato. Sì, diciamo che siamo una squadra, io ti ripeto, non ho mai visto nessuno delle due, però devo dire che la Vastese non fa gioco, nel senso che ogni volta che ha la palla sembra che non sappia cosa fare col pallone, ecco. Mentre San Nicologio sta molto bene la palla. Hanno delle trame di gioco, soprattutto offensive buone. La Vastese sembra un po' così, un po' ti ripeto, ferma sulle gambe, ha delle iniziative personali ogni tanto, ma non fanno gioco di squadra. Ogni tanto puntano su qualche individualità, ma non girano la palla come dovrebbe fare una squadra. E comunque, diciamo che avendo la vista all'opera due settimane fa a Castelfidardo, quella partita la Vastese l'ha vinta, ma l'ha giocata molto male, talmente male che lo stesso Favo dopo la gara disse: vincere così non va bene e non si va da nessuna parte. E in effetti è stato piuttosto profetico, perché poi la Vastese ha perso in casa con l'Alfonsine, squadra tutt'altro che irresistibile, e ora ha iniziato malissimo. Mi sembra che a Vasto, anche se la classifica dica che può lottare ancora per i playoff, ma a Vasto si pensi già l'anno prossimo.
Ma guarda, per quello che sto vedendo io, ti ripeto, io ho il calcio di Serie D, è la prima partita che vedo quest'anno, quindi, però per quanto vedo io, ad esempio alla Vastese manca una persona di riferimento tra la centrocampo e l'attacco, nel senso che vedo proprio lo scollamento tra la squadra e ti ripeto, ogni tanto vedo qualche buona individualità, ma ripeto, come gioco corale è praticamente assente per il momento. Certo, certo. Va bene, Riccardo, ti ringrazio. Grazie. Ci sentiamo sono un qua, po' più sono tardi. Sono qua. Ah, ecco, volevo dire una cosa, che più che a Teramo mi sembra di essere in Val d'Aosta, perché la tribuna stampa qua in alto, praticamente fa un freddo pazzesco, infatti ci siamo armati di piumini, perché, ti ripeto, mi sembra di essere a vedere Val d'Aosta Cuneo. Beh, confermo che la postazione è piuttosto fredda e lo la è anche è freddissima. Lo è anche ad agosto, se per questo. Sembra, ecco, infatti. Sembra strano non lo dirlo, sapevo, ma anche ad agosto. Volevo lasciare il piumino in macchina, visto che ci sta, cioè, la temperatura è veramente gradevole, ma qua ho fatto bene a portarlo perché. Ma guarda che lì ci sono Agna e vedo anche Gaetano Lombardino del centro, ti possono confermare, loro sono abituelli al Bonolis che fa freddo. Me l'hanno detto. Ok, allora devo lasciarvi ora, ragazzi, devo andare a Pineto perché c'è una novità. Roberta Di Santo. Sì, Andrea, il Monticelli è passato in vantaggio al 19esimo, già da qualche minuto la squadra di... Aspetta Andrea, perché il gol cioè è stato l'annullamento del gol. Il Monticelli aveva segnato, era andato in vantaggio con Pedalino, poi è stato annullato il gol dal direttore di gara, ecco perché l'attimo di esitazione. Gol annullato al Monticelli al 19esimo minuto per posizione di offside, sembrava regolare la posizione di Pedalino, poi eventualmente questa sera avremo modo di rivedere questa azione. C'era stato il passaggio filtrante di Iotti e la marcatura da parte di Monticelli, del di Pedalino per il Monticelli, tutto da rifare. Dunque ti restituisco la linea, per il momento non cambia il risultato. Ok, grazie Roberta. Prima di tornare all'Aquila c'è un calcio di rigore a Teramo, dobbiamo tornare al Bonolis. Sì, 22esimo Andrea, calcio di rigore per il San Nicolò, perché dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Bisegna intorno ai 20 metri. Lo stesso Bisegna ha servito sulla corsa Mozzoni, lasciato solo dalla difesa della Vastese. E De Cinque non ha potuto fare altro che atterrarlo in aria. Il direttore di gara Munerati di Rubino non ha avuto dubbi per questo calcio di rigore. C'è Bisegna sul dischetto a provare a far male di nuovo a Marconato. Bisegna l'ha battuto il terzo gol del San Nicolò quando siamo giunti al 23esimo del primo tempo, quindi 3-0 per il San Nicolò, autore del calcio di rigore trasformato appunto da Bisegna, che firma il tris per i biancazzurri di Epifani. A te. Grazie. Dunque Bisegna sul rigore, davvero Vastese disastro a Teramo, e il San Nicolò a questo punto aspetta buone notizie dagli altri campi, in particolare dal campo dove è impegnato il Matelica, ovvero il campo del Romagna Centro a Cesena. E intanto aggiornamenti dal girone G: Monterosi in vantaggio sul Latte Dolce con la rete di Fanasca, dunque virtualmente in questo momento il Monterosi è primo in classifica, visto che l'Arzachena è sullo 0-0 con l'Avezzano, e poi Flaminia in vantaggio sul campo della Torres, gol di Delgado su calcio di rigore. In Serie A, terzo gol della Lazio con Keita Balde, Lazio 3, Palermo 0. Andiamo per un paio di minuti da Daniela Rosone per l'Aquila San Teodoro. Andrea, siamo al 20esimo, c'è stata poc'anzi un'azione offensiva dell'Aquila con Niccolò Valenti che dalla distanza ha tentato il tiro che è andato a finire al lato di poco della porta. Il risultato comunque qui allo stadio Gran Sasso d'Italia è fermo sullo 0-0 al 19esimo. Un minuto prima c'era stata sempre un'occasione da parte dell'Aquila Calcio con Minincheri, che aveva approfittato di un pasticcio della difesa sarda. Anche in quell'occasione il giocatore rossobruno è stato abbastanza cinico e ha tirato un tiro forte, ma che si è stato
stampato al lato della porta difesa da Corsi. Risultato fermo sullo 0-0, l'Aquila che appare meno brillante, Andrea, dobbiamo dirlo, delle altre occasioni, delle altre partite. Mister Battistini dalla tribuna si sta sgolando verso i suoi, sta dando delle indicazioni, vediamo come andrà. Sicuramente il pallino del gioco ce l'ha l'Aquila Calcio, ma non riesce ancora ad avere la cattiveria giusta sotto porta. Grazie a voi. Daniela Rosone, dunque sempre 0-0 tra l'Aquila e San Teodoro, è passato in vantaggio la Sampdoria poco fa contro il Crotone, rete di Schick, mentre ora stiamo vedendo a San Siro si indugia su un episodio nell'area dell'Empoli, ma non è stato decretato alcun calcio di rigore, siamo sempre sullo 0-0 a San Siro. Vediamo se invece è stato concesso un rigore a Roma per la Lazio, perché c'è una azione che stiamo vedendo, forse un fallo su Keita. Sì, mi confermano dalla regia che c'è un calcio di rigore per la Lazio. Allora vediamo come vanno le cose all'Olimpico, dove la partita comunque è già in discesa, ampiamente in discesa per la squadra di Simone Inzaghi. Dopodiché torniamo a Pineto, per Pineto Monticelli. Andiamo un paio di minuti da Roberta Di Sante per questa partita che comunque ai fini della classifica conta poco, soprattutto per il Pineto che è già salvo. Il Monticelli invece, vincendo, potrebbe anche strizzare l'occhio al quinto posto. Allora, Keita, palla in rete, nonostante non abbia calciato granché bene il giocatore della Lazio, ma doppietta per lui, doppietta per Immobile. Ecco il risultato, Lazio 4, Palermo 0. E allora, andiamo a Pineto per un paio di minuti. Roberta Di Sante. Sì Andrea, siamo al 25esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 il risultato al Mariani Pavone, anche se, come vi dicevo poc'anzi, il Monticelli era riuscito a passare in vantaggio in uno dei pochi spunti fin qui di questa partita. Pedalino aveva segnato mettendo in rete un buon passaggio filtrante da parte di Iotti, ma è stato fermato dal direttore di gara Cascone di Nocera Inferiore per posizione di fuorigioco da rivedere. Per il resto c'è molto equilibrio in campo, pochi gli spunti interessanti fino a questo istante, sicuramente più attivo il Monticelli. Gli Ascolani, come ricordavi tu, strizzano un occhio, come hai detto, al quinto posto, cercando appunto di fare lo sgambetto, sperando che la Fermana possa fare lo sgambetto alla San Maurese, al Macrelli di San Mauro. Pineto finora abbastanza abulico, soltanto uno spunto al 12esimo con Esposito che ha provato a mettere in movimento Ciarcelluti, ma su di lui hanno fatto ottimamente guardia prima Iotti e poi Terrenzio che lo ha recuperato. Prova adesso ad attaccare la formazione di Amato con Cacciatore che entra in area, fil di palo, e questa forse è l'occasione più, anzi senza forse, l'occasione più importante, un'accelerazione dalla sinistra di Cacciatore che oggi sostituisce l'infortunato Proietti, e questo diagonale a fil di palo che poi si è spento dalla parte opposta, quindi c'è la rimessa adesso in favore del Monticelli che prova ad avanzare, ma c'è Pomante che fa buona guardia. Dunque quando siamo al 27esimo, sempre 0-0 al Mariani Pavone, e io ti restituisco la linea. E intanto grandina sul Palermo, quinto gol della Lazio in 26 minuti. Sono arrivati 5 gol della squadra di Simone Inzaghi. Ancora Keita, dunque tripletta per lui, doppietta di Immobile, e dunque Lazio 5, Palermo 0. Davvero una prestazione orrenda da parte del Palermo, che sì, va verso la retrocessione, ma con questa figuraccia, insomma, non è il massimo anche per la nuova proprietà targata Baccaglini. Torniamo per un paio di minuti a Teramo per San Nicolò Vastese. Ci aspettavamo sicuramente una partita più combattuta. Io non so se questa Vastese, che già ha preso 3 gol in
pochi minuti, neanche mezz'ora, avrà la forza di riaprirla, ma a giudicare anche dalle ultime prestazioni della squadra di Favo, ne parlavamo in precedenza, è davvero molto molto difficile. Agna. Sì Andrea, 29esimo, 3-0 per il San Nicolò sulla Vastese. Vastese sì che sta provando in qualche modo a reagire, ha avuto anche un'occasione al 26esimo e quindi poco fa, dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Galizia, il pallone poi è arrivato a Bartoli, il suo tentativo però di indirizzare la sfera verso la porta è stato praticamente murato da Traini sulla linea, e quindi Traini importante in fase realizzativa perché ha già segnato una doppietta l'attaccante del San Nicolò, ma importante anche poco fa a stoppare questo tentativo della Vastese, che però appena vede salire il San Nicolò vedere appunto la squadra di Massimo Epifani attaccare, ha sempre qualche apprensione di troppo in fase difensiva. Poco fa c'è stata anche una buona azione di Massetti sulla destra che è venuto via in maniera fin troppo facile a Menzà e poi è riuscito a servire Di Benedetto in area, ma il suo tentativo è stato murato dalla difesa biancorossa. Vastese che però ovviamente deve provare a far qualcosa anche dal punto di vista dell'orgoglio, ormai non parliamo più neanche di classifica, ma dopo mezz'ora essere sotto 3-0 ovviamente la squadra, ovviamente Favo si aspetta qualcosa in più dai suoi dal punto di vista della reazione. San Nicolò però in possesso del pallone in questo momento con De Santis che mette giù di petto la sfera e prova a indirizzarlo verso Chiacchiarelli, anticipato però da De Cinque, ancora però il San Nicolò in possesso del pallone riconquistato in questo momento ma solo per un attimo dalla Vastese, perché Bisegna viene via fuori bene, poi non si intende con Traini e quindi c'è la ripartenza o almeno il tentativo di ripartenza della Vastese, di nuovo fermato però dal San Nicolò. Ancora con in possesso del pallone i biancazzurri lottano a centrocampo, c'è un fallo subito da Traini da parte di De Cinque, quindi si ripartirà con un calcio di punizione da parte del San Nicolò nella metà campo biancazzurra quando siamo arrivati al 31esimo di questo primo tempo, 3-0 per il San Nicolò sulla Vastese. A te. Grazie, grazie Agna. Allora, giro di schermate prima di andare ad Arzachena da Paolo Muggiano per Arzachena Avezzano. Ripartiamo dalla Serie A e vediamo dunque Lazio-Palermo 5-0, tripletta di Keita, doppietta di Immobile, Sampdoria-Crotone 1-0, rete di Schick. Queste sono le novità del pomeriggio. In Lega Pro si gioca da un minuto al Riviera delle Palme, un minuto nella ripresa, San Benedettese 1 Sant'Arcangelo 3, tra poco meno di un'ora in campo, 6 squadre, 3 partite tra queste, Maceratese e Teramo. Vediamo ora il girone F di Serie D, oltre al 3-0 del San Nicolò sulla Vastese, doppietta di Traini e gol sul rigore di Bisegna, da segnalare il gol di Sartori che permette alla Recanatese di essere in vantaggio a Campobasso. Non ci sono per ora altri gol su altri campi. Intanto in Serie A c'è un rigore parato dal portiere del Cagliari, Rafael, che ha fermato la trasformazione di un calcio di rigore, trasformazione che era stata tentata da Terò, e dunque si resta sullo 0-0 alla Dacia Arena. Girone G, qui ci sono più gol da segnalare, o meglio, si è segnato in più partite. Monterosi avanti sul Latte Dolce Sassari grazie al gol di Fanasca, Ostiamare in vantaggio sulla Norese con il gol di Vano su calcio di rigore, e il Flaminia che è in vantaggio sul campo della Torre su 1-0, gol su rigore anche in questo caso di Delgado. Ora c'è il raddoppio del Monterosi, Monterosi che dunque raddoppia sul Latte Dolce Sassari, la rete segnata da Manoni, dunque confermiamo che in questo momento virtualmente il Monterosi è in testa alla classifica. Gol anche del Città di Castello sul San Sepolcro, il 25esimo il gol di Dida. Torniamo ad Arzachena per Arzachena Avezzano, andiamo per un paio di minuti da Paolo Muggiano. Paolo. Sì, siamo arrivati qui a mezz'ora del primo tempo, ancora il risultato di 0-0. In questo momento c'è l'ennesimo calcio d'angolo per il padrone di casa, esattamente il quinto, con la battuta di Giuseppe Nuvoli, area ospite abbastanza gremita, respinge un difensore dell'Avezzano.
nuovo cross di Nuvoli, colpo di testa di Branischi, e Lewandowski compie un autentico miracolo togliendo il pallone dall'angolino basso. Trentesimo del primo tempo qui ad Arzachena, Arzachena 0, Avezzano 0. Con i Senti Paolo, sono giunte le notizie del vantaggio doppio del Monterosi. Sì, 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 lo so, ecco. Purtroppo qui deve vincere per forza l'Arzachena, non deve aspettare altri risultati, se vuole ottenere il salto di categoria deve vincerli tutti e tre, visto che il Monterosi giocherà due partite in casa e la terza non la gioca, avendo i tre punti sicuri nella gara ipotetica con il Forlì. Certo. Va bene, grazie Paolo, grazie, ci sentiamo più tardi. Insomma, il portiere Lewandowski ancora sugli scudi, ricordiamo che l'Avezzano, che non aveva stimoli di classifica particolari, riuscì ad espugnare il campo del Rieti che poche settimane fa era in testa alla classifica. Fu una gran partita per Lewandowski, una gran partita per tutto l'Avezzano che vinse. Era il turno pre-derby con l'Aquila. È stata una grande impresa che è costata il primo posto al Rieti, che ora cerca di tornarci al primo posto, ma chiaramente deve fare i conti con l'Arzachena, deve fare i conti con il Monterosi, che in questo momento virtualmente è davanti. E come ci ricordava il collega Paolo Muggiano, Monterosi ha due partite in casa, una di queste la sta vincendo ora con il Latte Dolce, poi in trasferta avrebbe la gara col Foligno, lì saranno tre punti automatici. Dunque la squadra nella quale milita Matusalem può essere anche considerata favorita in questo sprint finale. Torniamo a Pineto per un paio di minuti da Roberta Di Sante per Pineto Monticelli. Sì, Andrea, 35esimo, e c'è proprio adesso una conclusione dal limite da parte di Marco Mariani con la parata di Marani, l'estremo difensore ascolano. Dicevo 35esimo, una partita fino a questo momento che ha regalato pochi spunti interessanti da una parte e dall'altra, 0-0 il parziale fino a questo momento. C'era stato al 28esimo un buon traversone di Negro dalla sinistra per Pedalino con il colpo di testa del centravanti bianco-azzurro e la parata di Mazzocchetti, che oggi torna tra i pali al posto di Giachetta, che siede in panchina e che aveva parato nelle ultime 3-4 partite del Pineto. Però ecco, questa è stata una delle pochissime occasioni che si sono intraviste fino a questo istante. Il Pineto si è difeso con ordine, forse qualcosa di più dal punto di vista dell'iniziativa da parte del Monticelli, che però non è riuscito a fungere proprio perché la difesa locale è ben piazzata, è ben comandata da Marco Pomante. Dunque pochi spunti in avanti, adesso il Monticelli prova a manovrare, ancora si lotta al limite dell'area pinetese con la squadra di mister Sallone che riparte, prova a distendersi in avanti con Negro, che riesce a saltare Stacchiotti, adesso rientra però su di lui Pisani che mette la sfera in fallo laterale, riuscendo a far carambolare il pallone sui piedi dello stesso Negro, quindi la rimessa è in favore del Pineto con Stacchiotti che va appunto alla rimessa con le mani e prova il traversone subito a mettere in movimento Palumbo, che però viene recuperato da Terrenzio. Dunque 37esimo minuto, sempre 0-0 il parziale. Ti restituisco la linea, Andrea. Grazie Roberta, si complicano sempre più le cose per la San Benedettese, che è sotto di due gol in casa e sotto anche di un uomo, perché è stato espulso il centrocampista Sabatino al settimo della ripresa. Dunque sempre Samb 1, Sant'Arcangelo 3 e Samb in 10 uomini. Torniamo a Teramo per un paio di minuti, San Nicolò Vastese, Agna Cantagalli.
39esimo Andrea, sempre 3-0 per il San Nicolò per effetto dei gol messi a segno da Traini, che ha siglato una doppietta e poi il rigore trasformato da Bisegna, ma c'è stato già il primo cambio per la Vastese, perché ovviamente Favo vuole provare a recuperare questa gara ed ha inserito Felici al posto di Bartoli, quindi è un attaccante per un difensore, è passato al 3-4-3 con Felici che è andato a occupare l'out di destra con Prisco che è rimasto ovviamente in mezzo e Galizia dall'altra parte per provare appunto a riaprire questa gara. L'ha provato a fare anche Fiore poco fa con un tentativo dai 20 metri con il pallone che ha sorvolato di poco la traversa, e ancora qualche istante fa, qualche secondo fa, c'è stato un nuovo tentativo da parte di Traini, servito dalla destra da Massetti, il colpo di testa di Traini con Marco Nato che ha con un balzo è riuscito ad allontanare la sfera dalla propria porta, quindi altra buona occasione per il San Nicolò per centrare il poker. Vastese che comunque sta provando a alzare un po' il baricentro negli ultimi 10 minuti con il San Nicolò che però si difende bene. Quando siamo giunti al 40esimo di questo primo tempo c'è proprio Felici in possesso del pallone, va però Stivaletta, il Vastese Stivaletta che ieri ha festeggiato anche il 22esimo compleanno, a fermare il tentativo del neo entrato e a riconquistare il pallone per il San Nicolò con Milillo che lascia a Bisegna. Bisegna che preferisce andare sulla sinistra verso Chiacchiarelli, anche se dall'altra parte c'era Traini che si era smarcato in bello stile. Poi il tentativo da parte di Mozzoni di mettere subito a centro area, però c'è la difesa della Vastese che respinge in qualche modo, almeno in un primo momento, perché adesso c'è un calcio da per il San Nicolò. Andrà proprio Chiacchiarelli alla battuta del corner, anzi no, lascia a Bisegna Chiacchiarelli, quindi se sei d'accordo seguiamo lo sviluppo di questo, certo, corner, e poi ti restituisco, certo, la linea Andrea con Bisegna che si sta avvicinando alla bandierina per battere il calcio d'angolo. Sono saliti sia De Santis che Milillo, mentre rimane leggermente fuori Stivaletta, marca a uomo la Vastese, pronto a fermare i movimenti dei giocatori biancazzurri. Il direttore di gara ha fischiato, in questo momento va a Bisegna alla battuta a cercare proprio Stivaletta, che però non riesce a indirizzare bene il pallone verso la sfera, ha trovato Di Benedetto però fermato in qualche modo dai difensori della formazione di Favo che allontanano adesso il pallone. 42esimo, 3-0 per il San Nicolò, a te. Grazie Ania, il bello che per il quinto posto, questo duello per il quinto posto vede impegnate delle squadre che sembra lo facciano apposta a non vincere, a scambiarsi i favori, perché la San Maurese sta perdendo in casa con la Fermana, cui va dato atto che sta onorando l'impegno nonostante sia promossa. La Fermana è in vantaggio sul campo di una San Maurese che, come vedete dalla classifica, è in lotta per il quinto posto, in lotta con la Vastese ma anche con l'Agnonese che sta pareggiando in casa con la Vispesaro. La Fermana è in vantaggio a San Mauro Pascoli grazie al gol segnato da Petrucci. Va anche detto che accedere ai playoff con una soglia molto bassa, anche se poi si vincono questi playoff, ma ha incidenza poi il punteggio in classifica, e chiudere con 47-48 punti, insomma non si va da nessuna parte, anche se si dovessero vincere i playoff, perché c'è un meccanismo particolare, bisognerebbe creare poi una graduatoria tra le 9 vincenti dei playoff, in cui questa graduatoria avrebbero impatto anche i punti in classifica, ed essendo così pochi, insomma, accedere da quinti così non si va da nessuna parte. Intanto c'è il raddoppio della Fermana, mi dice Jacopo Forcella dalla redazione, quindi questo discorso vale ancora di più. Segnaliamo anche altri gol nel girone G, però in questo caso, quindi possiamo passare dall'altra parte, perché c'è stato il botta e risposta all'Anusei, tra l'Anusei e Albalonga, vantaggio dell'Albalonga con Corsetti, e poi c'è stato il pareggio dell'Anusei con Cadi.
questi dunque gli aggiornamenti. E poi c'è stato un fallo di Lombardo, mi riferisco alla partita tra Arzachena e Avezzano, un fallo di Lombardo su Sanna lanciato a rete. Lombardo è stato solo ammonito, perlomeno così riportano le cronache, mentre i giocatori dell'Arzachena chiedevano l'espulsione del difensore dell'Avezzano. Monterosi avanti 2-0 sul Latte Dolce Sassari, come vediamo dalla schermata. E poi Flaminia sempre avanti con la Torres, ma attenzione, Empoli in vantaggio a San Siro. Al 40esimo, a sorpresa, Mcelidze porta in vantaggio la squadra di Martuscello. E dunque Empoli vicino sempre più alla salvezza, anche perché il Crotone sta perdendo. E questo vuol dire, se questo risultato fosse confermato, ma c'è ancora più di un tempo da giocare, che se domani il Pescara dovesse perdere in casa con la Roma, il verdetto della retrocessione sarebbe matematico. Appunto, serve questa combinazione di risultati: vittoria dell'Empoli a Milano, sconfitta del Pescara in casa con la Roma. In quel caso ci sarebbe la retrocessione diretta con diverse giornate di anticipo, ma ripeto, è una questione ormai soltanto di matematica. Certo, il Pescara non può più sperare di salvarsi. Torniamo per un minuto da Roberta Di Sante, vediamo quanto manca al Mariani Pavone. Roberta. Andrea, siamo al 43esimo minuto e 30 secondi in questo istante, sempre 0-0 il parziale tra Pineto e Monticelli, un primo tempo che non ci ha regalato grandissime emozioni, eccezion fatta per un gol annullato a Pedalino al 19esimo minuto per posizione di offside, da rivedere poi questa sera. Qualche decisione anche a livello, diciamo, di falli dall'una e dall'altra parte. Intanto c'è il gol del Monticelli, il gol del Monticelli proprio in questo momento, con una gran conclusione praticamente da oltre 30 metri di Iotti, che va a pescare un jolly praticamente, la vede fuori dai pali Mazzocchetti e praticamente lo supera con una grandissima conclusione da circa una trentina di metri, che si intracca alle spalle del portiere pinetese. Dunque al 44esimo minuto arriva il vantaggio del Monticelli proprio sul finale di primo tempo, e porta la firma di Iotti, che appunto va a pescare questo gran destro dalla distanza, vedendo il portiere del Pineto leggermente fuori dai pali, non è riuscito a recuperare la posizione Mazzocchetti. Dunque proprio sul finale di tempo 1-0 in favore della formazione ascolana, che adesso insiste in avanti. Ancora Iotti, viene però anticipato questa volta dal capitano Roberto Stacchiotti, ma ancora Monticelli in possesso palla, che continua ad attaccare in questi minuti finali di primo tempo, costretto però a ridare la sfera indietro a Pierantozzi, che non sa in questo momento a chi cedere il pallone. Prova ancora con lo scambio con Iotti, che serve in negro, si frappone Esposito, che però perde il contrasto con Bracciatelli, ancora per Negro, scambiano i due, poi si frappone Stacchiotti, che recupera la sfera per la difesa del Pineto e cede a Pomante, che con calma prova a far uscire il Pineto, che adesso prova a servire Palumbo, che perde però palla anche lui, non si capisce con Esposito, e termina qui il primo tempo 1-0 in favore del Monticelli, arrivato proprio in questi minuti finali con il gol di Iotti da oltre 30 metri. Okay. Linea a te, Andrea. E questo gol, visti anche gli altri risultati, rimette in gioco il Monticelli per la lotta al quinto posto, poi vedremo la classifica, ma andiamo a Teramo, è finito il primo tempo, Agna.
terminato 3-0 il primo tempo tra San Nicolò e Vastese, con il San Nicolò che praticamente nella prima mezz'ora sta mettendo in cassaforte il risultato con la doppietta di Traini al terzo e al quarto d'ora, e al 23esimo poi il calcio di rigore trasformato da Bisegna. Ricordiamo il primo cambio già effettuato da Favo, con Felici entrato al posto di Bartoli per provare a riaprire questa contesa, soprattutto perché la Vastese deve mettere in campo un pizzico di orgoglio in più per provare perlomeno a riaprire questa sfida che sembra essere già incanalata dopo i primi 45 minuti di gioco. A te. Grazie, attenzione, c'è un calcio di rigore per l'Arzachena, quindi appena possibile colleghiamoci con Paolo Muggianu. Vi avevamo parlato prima delle proteste per un mancato rosso a Lombardo, peraltro sul seguito di quelle proteste sono stati espulsi dalla panchina l'allenatore Giorico e un giocatore della panchina, Aloia. Poi però al 43esimo, ecco qui, Muggianu, Paolo Muggianu. Sì, buon pomeriggio, siamo al 45esimo, l'Arzachena è passata in vantaggio, si segnalano 2 minuti di recupero in questo momento, per quello si arriverà fino al 47esimo. Al 43esimo un tiro dal limite di esattamente di Ayana, cioè il tocco del numero 5 Menna, appena dentro l'area di gioco, costringendo l'arbitro a decretare la massima punizione, dagli 11 metri lo specialista Piotr Branischi ha battuto imparabilmente Lewandowski, nonostante l'estremo difensore della formazione abruzzese avesse inserito la traiettoria di questo, cioè, la parata tranquilla di Lewandowski. Come stavate dicendo, da studio, al 31esimo ci sono state delle proteste veementi dei padroni di casa per un'azione che ha costretto l'arbitro ad ammonire il numero 2 Assisi, che ha fermato Andrea Sanna lanciata a rete. Tutti reclamavano per il cartellino rosso, invece il direttore di gara è tratto il cartellino giallo. Veramente le proteste dei padroni di casa che hanno portato l'arbitro a espellere prima il numero 20 della formazione di casa, seduto in panchina. È caduta la linea, ma insomma abbiamo capito che l'Arzachena è in vantaggio con il gol sul rigore di Branici, ecco. Che poi Paolo Muggianu ci stava raccontando anche di quell'episodio che ha fatto esplodere le proteste dei giocatori di casa e anche dell'allenatore, poi che è stato espulso. All'Aquila è finito il primo tempo, Daniela Rosone. Andrea, proprio in questo momento, ma c'è stato il gol proprio quando mi è caduta la linea, ero in collegamento in attesa di prendere il collegamento, un calcio d'angolo dell'Aquila Calcio, il numero 5 Niccolò Cupeschi l'ha messa in mezzo, è stato bravissimo Adriano Esposito, un baby, un fuori quota a metterla dentro, realizzando così la rete del momentaneo vantaggio. Quindi l'Aquila conduce sul San Teodoro per 1-0. Adesso le squadre stanno facendo il rientro negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Andrea, perfetto, grazie a Daniela. Dopo, dunque dopo. Sul finale di primo tempo Esposito ha portato in vantaggio l'Aquila, mentre ad Arzachena, come detto, l'Arzachena ora è in vantaggio ed è anche finito, o meglio sta finendo, non è ancora finito il primo tempo ad Arzachena, ma possiamo andare a riepilogare i risultati, dopodiché andremo in pubblicità e al rientro ci collegheremo con Macerata per le ultimissime pre-partita di Maceratese Teramo e poi chiaramente torneremo anche sui campi di Serie D. In Serie A la situazione è la seguente per le gare del pomeriggio: Chievo-Torino 0-0, Lazio-Palermo 5-0, 2 gol di Immobile e 3 di Keita. E poi ancora Milan-Empoli 0-1, Mcelizzi al 40esimo, Sampdoria-Crotone 1-0, rete di Schick, dunque giornata assolutamente pro-Empoli per ora. E poi Udinese-Cagliari 0-0, ma l'Udinese ha fallito un calcio di rigore con Terò, rigore parato dall'estremo cagliaritano Rafael. Ricordiamo che alle 12.30 si è giocata Sassuolo-Napoli, finita 2-2. Vediamo ora i risultati il risultato della Lega Pro. Siamo a metà della ripresa, sempre San Benedettese 1 Sant'Arcangelo 3, le reti nel primo tempo di Gatto, Mancuso su rigore, Merini e Valentini, e Sambi in 10 uomini per il rosso combinato
a Sabatino. Serie D, girone F, Agnonese Vispesaro 0-0, Alfonsine San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 0-1, rete di Sartori, Castelfidardo Civitanovese 0-0, Pineto Monticelli 0-1 per effetto del gol segnato da Iotti alla fine del primo tempo, Romagna Centro Matelica 0-0, San Nicolò Vastese 3-0, due gol di Michael Traini e poi un gol di Bisegna su calcio di rigore, San Maurese Fermano 1-2 a Corciola, San Maurese dopo lo 0-2 dei Canarini firmato dalle reti di Petrucci e Molina, ha accorciato Rosini per la San Maurese. Vediamo ora il girone G di Serie D. Arzachena Avezzano 1-0, come abbiamo ascoltato Branicchi su rigore alla fine del primo tempo. Città di Castello Sansepolcro 1-1, Dida per il vantaggio del Città di Castello, pari di Bortolussi per la compagine aretina. Foligno Trestina a tavolino 0-3, L'Aquila San Teodoro 1-0, rete di Esposito. Lanusei Albalonga 2-1, in corso il secondo tempo perché la gara è iniziata alle 14:30 dopo il vantaggio dell'Albalonga con Corsetti. Cadi e Papini hanno ribaltato il risultato. Monterosi Latte Dolce 2-0, i gol sono stati segnati da Manoni, il gol del 2-0, il gol del 1-0 di Fanasca. Ostiamare Norese 1-0, Vano sul rigore, Rieti Muravera sorpresa ancora 0-0 e Torres Flaminia 0-1 con la rete di Delgado su calcio di rigore. Questi dunque i risultati, sono le 15:54, andiamo in pubblicità, poi rientriamo con Maceratese Teramo, collegamento prepartita e ovviamente con i secondi tempi di Serie D. Eccoci rientrati, le 16:01, stanno per riprendere le partite in Serie A, stanno per riprendere in Serie D, si sta ancora giocando, siamo nell'ultimo quarto d'ora in Lega Pro a San Benedetto del Tronto, sempre 1-3 la partita tra San Benedettese e Sant'Arcangelo, ci stiamo per collegare con Paolo Renzetti dall'Elvia Recina di Macerata per Maceratese Teramo per avere le ultime sulle formazioni. Intanto approfittiamone, prima abbiamo visto i risultati, vediamo ora le classifiche di Serie A e dei due gironi di Serie D per dare uno sguardo un po' a quella che è la situazione virtuale, visto che le partite sono in corso. Vedete, l'Empoli ha 29 punti, qualora il Pescara non dovesse andare a punti domani sera, se l'Empoli dovesse chiaramente battere il Milan, come sta accadendo in questo momento, con 15 punti di distanza, mancherebbero poi 5 giornate, la classifica avulsa dice che l'Empoli è in vantaggio nello scontro diretto, quindi per questo motivo ci sarebbe il verdetto della matematica, retrocessione in Serie B del Pescara. In vetta, invece, nella parte alta della classifica, chiaramente Juventus e Roma devono ancora giocare, la Juventus questa sera, la Roma domani sera. Vediamo la Serie D, girone F e poi il girone G. Ho detto in precedenza che il Monticelli rientra in gioco. Ah, le immagini che arrivano da Teramo. Paolo, ci senti? C'è il presidente Campitelli. Ah, non c'è, però stiamo vedendo il presidente Luciano Campitelli che sta entrando
all'interno dell'impianto dell'Elvia Recina, e ora saluta anche la nostra telecamera con Silvia Gentile che ci sta mandando appunto queste immagini, il presidente Campitelli, il presidente del Teramo Campitelli, che è appena entrato nell'impianto dell'Elvia Recina. Vi dico che ci sono già le formazioni, tra poco le vedremo e sentiremo anche la voce di Paolo Renzetti appena sarà pronto. Torniamo un attimo a vedere la classifica di Serie D. Vi ho detto che il gol di Otti rimette in gioco il Monticelli per il quinto posto, anzi in questo momento è quinto posto in coabitazione con la San Maurese. Se la San Maurese non va a punti e l'Agnonese non vince, il Monticelli va quinto in classifica proprio a pari merito con la compagine romagnola. Poi la Vastese chiaramente scivolerebbe sempre più indietro a quota 42 punti, insomma a quel punto non ci sarebbe più niente da fare per la compagine di Favo. Pineto al momento con 36 punti, ma già salvo da due giornate. Uno sguardo anche al girone G di Serie D, con l'Arzachena che si è ripresa la vetta dopo il doppio vantaggio del Monterosi, che per diversi minuti è stato virtualmente al primo posto. Poi l'Arzachena con il rigore di Branicchi è tornata in vetta. Arzachena che è avanti 1-0 sull'Avezzano. Intanto ha accorciato le distanze il Palermo all'Olimpico contro la Lazio. Il Rieti sta faticando contro il Muravera e dunque in questo momento è al terzo posto con 65 punti. L'Aquila invece, la vedete, è al quinto posto. Break nei confronti della Nurese, che sta comunque vincendo la Nurese sta perdendo sul campo dell'Ostiamare, quindi questo permette all'Aquila di essere da sola al quinto posto. Chiaramente continueremo a seguire lo sviluppo delle partite in questo secondo tempo. Allora, se non è pronto Paolo Renzetti, possiamo tornare sui campi di Serie D, possiamo andare a Teramo, allo stadio Gaetano Bonolis, da Agna Cantagalli per questo inizio di ripresa. Un paio di minuti, Agna. Quinto minuto del secondo tempo, Andrea, sempre 3-0 per il San Nicolò sulla Vastese. Non ci sono stati ulteriori cambi fino a questo momento, a parte quello effettuato nel primo tempo da parte di Favo, con Felici che è entrato al posto di Bartoli. Il San Nicolò che sembra in controllo della gara, almeno in questo avvio di ripresa, ritmi molto bassi con i biancazzurri che stanno provando comunque ad attaccare per evitare che la Vastese riesca a riaprire la contesa. Certo, Riccardo, la Vastese deve fare molto di più rispetto al primo tempo per provare a riaprire questa sfida. Assolutamente sì, nel senso che per il momento la Vastese ha fatto veramente poco. L'unica cosa di positivo che ha la Vastese è che ha i tifosi che continuano a urlare, incitarli dal primo minuto, e sono encomiabili, perché con la squadra che perde 3-0 i tifosi continuano a incitarli e questo è ben augurante, insomma, per la Vastese. Però devo dire che in campo per il momento leggermente meglio la Vastese, però sempre molto poco, nel senso che ha avuto un'occasione contro le due occasioni che ha avuto San Nicolò. Ok, settimo minuto del secondo tempo, a te Andrea. Grazie Agna. Allora vedo che è pronto ora il collegamento con Paolo Renzetti dallo stadio Elvia Recina di Macerata. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Andrea, buon pomeriggio dall'Elvia Recina di Macerata. Poco meno di 25 minuti all'inizio di questa partita, questa sfida tutta biancorossa tra la Maceratese ed il Teramo. Abbiamo già le formazioni che sono arrivate proprio da qualche istante in postazione. Partiamo dalla formazione di casa Maceratese, che si schiera con un 4-3-1-2 con Forte tra i pali della porta marchigiana, poi Ventola, Marchetti, Gattari e Sabato in difesa, Malaccari, Quadri e De Grazia a centrocampo, con Turchetta sulla tre quarti e Colombi e Allegri
Allegretti di punta. La panchina con Moscatelli, Gremizzi, Broli, Bondioli, Massei, Palmieri, Marcantoni, Mestre, Baungura, Franchini e Mansouri, oltre a Moroni che è l'ultimo giocatore in distinta. L'allenatore Giunti, il Teramo risponde con il 4-4-2 caro a mister Ugolotti e con Narciso in porta, Sales, Caidi, Speranza e Carcalis in difesa, Petrella, Ilari, Amadio e Di Paolo Antonio a centrocampo, la coppia d'attacco formata da Barbuti e Sansovini. Dunque Petrella ha vinto il ballottaggio con Masocco per sostituire Spighi che questa mattina ha accusato qualche problema e dunque non è stato convocato dal tecnico biancorosso. Per quanto riguarda la panchina del Teramo ci sono Calore, Altobelli, Masocco, Scipioni, Carraro, Fratangelo e Baccolo. L'allenatore, lo dicevamo, è Ugolotti. L'arbitro arriva dalla Toscana, da Pisa, per la precisione il signor Bertani, gli assistenti Aristide Rabotti di Roma e Michele dell'Università di Aprilia. A Macerata il cielo è nuvoloso, temperatura su livelli accettabili, siamo intorno ai 20 gradi. Andrea, sono previsti sugli spalti poco più di 500 spettatori con una rappresentanza comunque importante di sostenitori teramani. Poco fa è arrivato qui nell'impianto dell'Elvia Recina di Macerata il patron della formazione biancorossa, Luciano Campitelli, che dunque sarà sulle tribune dello stadio maceratese per seguire questa sfida. Tira un vento abbastanza sostenuto che potrebbe creare qualche problema ai giocatori delle due squadre. Inutile aggiungere che questa è una sfida importante per il Teramo che in caso di vittoria potrebbe davvero mettere una seria ipoteca sulla salvezza diretta senza passare per la lotteria dei playout, almeno questo l'augurio. Per la formazione marchigiana alle prese con tanti problemi societari invece c'è ancora la speranza in caso di successo di agguantare un piazzamento playoff, dunque una gara importante che entrambe le squadre ovviamente cercheranno di vincere. 20 minuti all'inizio, ecco, Paolo, di Maceratese Teramo, se non ci sono domande per il momento dall'Elvia Recina. Sì. Ma noi tra poco andremo da Roberta Di Santa, voglio restare con te. Il Teramo non ha molti calcoli da fare, vista la situazione di classifica, se vuole salvarsi direttamente deve puntare alla vittoria e non solo oggi, anche nelle prossime due partite, le ultime due della stagione regolare. Sì, deve vincere oggi, deve cercare di vincere anche le prossime gare, poi è chiaro che molto dipenderà da quello che faranno anche le dirette concorrenti, da quello che accadrà nelle gare che si giocheranno tra poco e in serata. Poi ovviamente sarà importante anche fare dei calcoli come sempre nelle ultime giornate di campionato, ma se il Teramo farà il suo e vincerà già oggi qui all'Elvia Recina di Macerata, è chiaro che potrebbe mettere una pietra importante sul castello della salvezza diretta. Non sarà facile perché la maceratese è squadra ostica che in casa sa farsi rispettare. Crediamo che proprio i problemi societari della società marchigiana potrebbero spingere i giocatori a fare ancora di più dinanzi al pubblico amico. Però il Teramo vuole fare il suo e cercherà di conquistare l'intera posta anche per regalare una soddisfazione ai tifosi che sono giunti in terra marchigiana. Dunque è tutto per il momento da Macerata, linea che può tornare allo studio. A te Andrea. Grazie Paolo, peraltro anche la scelta di Petrella è una scelta offensiva, sicuramente più offensiva di quella che poteva essere una scelta ad esempio di Masocco, e questo insomma spiega anche il fatto che si può spiegare appunto col fatto che il Teramo deve puntare alla vittoria e quindi sin da subito questo 4-4-2 ha dei connotati molto offensivi con Di Paolo Antonio a sinistra e soprattutto con l'inserimento a destra di Petrella in luogo dell'acciaccato Spighi. Andiamo al Mariani Pavone per conoscere i dettagli di questo pareggio del Pineto e direi che poi possiamo restare in collegamento anche con l'impianto pinetese per un altro paio di minuti con Roberta Di Sante. Sì Andrea, siamo al 10° minuto in questo momento, il risultato è cambiato 1-1, il gol all'8° minuto di questa ripresa porta la firma di Marco Pomante che va ad insaccare di testa da posizione ravvicinata sull'ottimo traversone di Stacchiotti, dunque un gol confezionato dalla difesa del Pineto. Intanto c'è un corner battuto da Cacciatore proprio in questo istante, recupera la sfera Logoluso che prova a servire Esposito, ancora lo scambio tra i due centrocampisti, si frappone bene però Terrenzio
poi arriva Fiumara a passare in fallo laterale, dunque risultato che è cambiato, gol di Pomante all'ottavo. Tra l'altro al un minuto prima c'era stato il preludio al pareggio pinetese con un'altra azione che avremo sicuramente modo di rivedere questa sera, un po' rocambolesca, perché c'era stato un ottimo traversone dalla sinistra da parte di Cacciatore con la palla che ha subito un paio di rimpalli proprio sulla linea, secondo il direttore di gara non era entrata, dunque insomma, dalla nostra postazione è ovviamente difficile vedere, però vedremo se ci sarà modo, insomma, questa sera di... Insomma, intanto c'è Ciarcellucci che si fa tutto il campo da solo, vince anche il rimpallo con Terrenzio e poi va ad impegnare Marani. Bellissimo spunto questo da parte del giovane attaccante pinetese che praticamente fa tutto da solo e poi va a calciare alla destra del portiere del Monticelli che si allunga e ci arriva con la punta delle dita. Dunque Pineto che in questa ripresa è partito più aggressivo ed è riuscito a conquistare questo pari, dunque 1-1 al dodicesimo, e io ti restituisco la linea. Grazie, grazie dunque Pomante per il pareggio della compagine pinetese. Intanto novità ancora dai campi di Serie A e di Lega Pro. In Serie A vantaggio del Torino a Verona contro il Chievo, gran gol di Ljajic. In all'Olimpico invece due gol del Palermo, doppietta per Rispoli, difensore col vizio del gol, dunque Lazio 5 Palermo 2. In Lega Pro invece la San Benedettese è rimasta in 9 uomini ma ha segnato con Bacinovic, dunque quando manca un minuto al 90esimo al Riviera delle Palme siamo sul punteggio di San Benedettese 2 Sant'Arcangelo 3. Sambi in 9 uomini ma che accorcia ulteriormente le distanze. In Serie D girone F 1-1 tra Romagna Centro e Matelica, reti di Brigliadori, intanto raddoppio del Torino a Verona, raddoppio del Torino con vediamo un po' Zappacosta, dunque Chievo 0 Torino 2, raddoppio di Zappacosta. Vi stavo dicendo che in Serie D girone F Romagna Centro Matelica 1-1, reti di Brigliadori e pareggio di Borgese per il Matelica, dunque per qualche minuto il San Nicolò aveva agganciato la squadra matericese. Nel girone G pareggio dell'Alba Longa Lanusei con la rete di Cruz, siamo alle battute finali a Lanusei visto che la gara è allo stadio Lixius di Lanusei è iniziata alle 14:30. Siamo invece in pieno recupero ora a San Benedetto del Tronto, ma torniamo per un paio di minuti a Teramo, dove mi pare che però non ci sia molto da raccontare, vero Ania? No Andrea, 15 minuti nel corso della ripresa, ancora 3-0 per il San Nicolò sulla Vastese. Vastese che negli ultimi due minuti ci sta provando con maggiore costanza, sta facendo possesso palla. La formazione di Favo si è lamentata poco fa per un presunto contatto in area tra Galizia e Ciotti, ma il direttore di gara ha fatto proseguire con il pallone che si è spento sul fondo senza ulteriori pericoli. E poi poco fa Prisco da fuori area ha provato a indirizzare il pallone alle spalle di Ciotti, Ciotti che però ha risposto toccando e alzando la sfera in angolo e quindi si è spento così sul fondo. Scusami Ania, perché sì, sono cambiati dei risultati. L'Aquila è sul 3-0 con il Sante d'Oro, ma c'è anche il pareggio dell'Avezzano sul campo dell'Arzachena, quindi rientriamo, chiamiamo Daniela Rosone e poi Paolo Muggiano per farci raccontare questi gol. Siamo subito all'Aquila, andiamo da Daniela Rosone. Daniela. Sì Andrea, un secondo tempo iniziato alla grande per l'Aquila Calcio che ha realizzato ben due gol nel giro di due minuti, il primo al quinto con Valenti che ha tirato una staffilata dalla distanza che ha trafitto corsi e poi Simone Milincheri davanti alla porta è stato bravo a inciaccare il terzo sigillo e quindi l'Aquila conduce sul Sante d'Oro 3-0 dopo un primo tempo in cui c'era stata la prima rete proprio allo scadere al 45esimo firmata da Adriano Esposito. Adesso arrivano questi due gol, cioè un secondo tempo da giocare ovviamente, però sicuramente un'Aquila più scoppiettante contro un Sante d'Oro che poco aveva fatto in realtà e poche volte è arrivato dalle parti di Farroni.
Grazie Daniela, dunque grazie Valenti e Minincleri. Intanto il Monticelli torna in vantaggio sul campo del Pineto, ma prima se abbiamo in collegamento Paolo Muggiano, andiamo, non ce la, allora andiamo a prendere l'aggiornamento da Roberta Di Sante. Roberta. Sì, è durato pochi minuti il pari del Pineto perché al quarto d'ora della ripresa il Monticelli si porta nuovamente in vantaggio con Giovannini. Ancora una volta è stato propiziato da Sosi il raddoppio, ha rimesso in mezzo dalla sinistra Sosi, c'è stata la deviazione di Mazzocchetti, ma Giovannini è stato pronto dalla parte opposta a insaccare sul secondo palo, dunque Pineto 1, Monticelli 2, quando siamo al 17° minuto. E linea a te, Andrea. Grazie, una giornata davvero scoppiettante perché c'è stato questo pareggio a sorpresa dell'Avezzano ad Arzachena e il Rieti ha fallito un calcio di rigore contro il Muravera, rigore tirato fuori da Marchegiani, dunque sempre 0-0 tra Rieti e Muravera. Ma andiamo ad Arzachena per questo pareggio dell'Avezzano. Paolo Muggiano. Siamo al quarto d'ora della ripresa e da 6 minuti l'Avezzano ha pareggiato. Cross di Bittaio e Vardella, anticipando Ruggito, ha messo nella propria porta realizzando una clamorosa autorete che ha portato in parità il risultato qui ad Arzachena. Arzachena che era passato in vantaggio al 43° del primo tempo grazie al rigore trasformato da Piotr Branischi, e al nono è arrivato questo incredibile episodio con la sfortunata autorete di Simone Sbardella per l'1-1 con cui per il momento è fissato il risultato qui al Biagio Pigna. È un risultato giusto fino a questo punto, Paolo? Giusto, cioè l'Avezzano ha fatto la sua onesta partita, però non aveva avuto nessuna occasione, ecco, per quello. Se non se la faceva la Zachena, probabilmente l'Avezzano non riusciva a segnare. Quindi insomma è un risultato che al momento condanna l'Arzachena al secondo posto, ma insomma sì, la partita è lunga, però dobbiamo constatare come l'Avezzano stia assolutamente onorando l'impegno. Grazie Paolo. Sì, quello è sicuro, come l'ha fatto un mese fa a Rieti quando è andata a vincere, sta facendo la stessa cosa questo pomeriggio in terra smeraldina. A voi studio. Hai detto bene Paolo, grazie a Paolo Muggiano. Intanto c'è un calcio di rigore per il Milan a San Siro al 13°, è stato atterrato Pasalic da Skorupski, quindi c'è la opportunità per pareggiare l'incontro per la squadra di Montella. Riproponiamo le schermate della Serie D, Girone G però, perché davvero si è segnato tantissimo nel raggruppamento laziale, abruzzese, sardo. Ecco qui, Arzachena Avezzano ora 1-1, Città di Castello Sansepolcro 1-1, L'Aquila Sant'Edoro 3-0, dunque dopo il gol di Esposito, Valenti e Minincleri ad inizio di ripresa. Intanto c'è Suso dagli 11 metri e la parata di Skorupski con i piedi, poi ancora Skorupski, doppio intervento dell'estremo difensore dell'Empoli, si resta sullo 0-1 e Suso spreca dagli 11 metri. Stavamo leggendo il girone G di Serie D, Lanusei Albalonga 2-2, Monterosi Latte Dolce 2-0, Ostiamare Nuorese ha appena accorciato le distanze la Nuorese con Curcio, Ostiamare che si era portata sul 2-0 con Roberti dopo il rigore di Vano, e poi Curcio ha accorciato le distanze per la Nuorese. Rieti Muravera 0-0, ma come detto Marchegiani ha calciato al lato un penalty fallendo una ghiotta opportunità per sbloccare la situazione per la compagine reatina. Il Flaminia è sempre avanti 0-1 sul campo della Torres. Ora diamo anche uno sguardo al girone F, qui un po' meno aggiornamenti, ma è sempre interessante tenere d'occhio la situazione. 1-1 tra Romagna Centro e Matelica, il Monticelli si è riportato avanti con il Pineto, dunque 2-1, Giovannini per il nuovo vantaggio della compagine ascolana, San Nicolò sempre in saldo vantaggio sulla Vastese 3-0, San Maurese Fermana 1-2 e poi Agnonese Vispesaro 0-0, Alfonsina San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 0-1, Castelfidardo Civitanovese 0-0. Torniamo a Teramo per un minuto e mezzo da Agna Cantagalli. Agna.
22esimo, sempre 3-0 per il San Nicolò sulla Vastese, ma Vastese in pressione da diversi minuti, dicevamo di un tentativo di Brisco che Ciotti ha alzato in angolo con palla che ha sfiorato anche la parte alta della traversa, e poi poco dopo al 17esimo Galizzi aveva superato bene 2-3 avversari, e poi però il pallone praticamente ha attraversato tutta la linea di porta senza che nessuno riuscisse a metterlo in rete, quindi un'occasione ghiotta per la Vastese che però nessuno è riuscito a concretizzare, perché né Fiore né Prisco sono stati pronti a metterci la zampata vincente appunto per provare a riaprire questa sfida. San Nicolò che comunque in questo momento si sta pensando soprattutto a difendersi, e Epifani ha fatto entrare Iorio al posto di Massetti e anche Di Lullo al posto di Benedetto per coprirsi un po' di più soprattutto sulle fasce, centralmente appunto l'inserimento di Lullo. Secondo cambio anche per la Vastese con Napolitano che è entrato al diciottesimo al posto di Pietro, con la Vastese che prova a servire in profondità Prisco, ma il pallone che si spegne tra le braccia di Ciotti. 23esimo, a te Andrea. Grazie, finale a San Benedetto del Tronto, il Sant'Arcangelo passa 3-2 contro una Samb che ha chiuso in 9 uomini, questo dunque è il finale al Rivera delle Palme, ecco, vediamo la schermata. Torniamo a Pineto per un paio di minuti, Pineto Monticelli, Roberta Di Sante. Sì Andrea, siamo al 23esimo minuto, il risultato è di 2-1 in favore del Monticelli che adesso viene recuperato da Fiumara che prova a far uscire il Pineto con questo lungo traversone a servire ganci. Intanto ci sono stati due cambi per parte, Amaulo appunto ha fatto entrare ganci e il numero 16 Donatangelo, tra l'altro ex di turno di questa partita, prelevato proprio dal Monticelli al posto di Mariani e Palumbo, mentre dall'altra parte Domenico Stallone ha risposto inserendo Castellana e Ameli in luogo di Vallorani e Cocchieri. Dunque due cambi per parte e partita ovviamente molto accesa e viva in questi frangenti, con il Pineto che adesso prova a rispondere al raddoppio del Monticelli, si combatte sulla tre quarti con Cacciatore che va a rispondere cedendo però in fallo laterale. La rimessa è in favore del Monticelli che ha raddoppiato con il gol di Giovannini, bravo a rimettere secondo palo. Intanto ancora Giovannini che riceve palla sulla destra, prova a saltare Fiumara che però lo ferma in maniera impeccabile, poi serve Pomante che fa ripartire il Pineto. Esposito, Logoluso prova la manovra, il Pineto, ganci costretto a restituire la sfera indietro a Pisani. Tutto da rifare per il Pineto che deve ripartire perché c'è stata la frapposizione dei difensori del Monticelli. Adesso provano a servire Cacciatore, ci sono due uomini su di lui, Castellana e Iotti, che si frappongono, e poi la sfera che termina tra le braccia di Marani. Dunque 2-1 il parziale in favore del Monticelli con il gol di Giovannini, e io ti restituisco la linea per il momento. Grazie, grazie a Roberta Di Sante. In Serie D, girone F, per la parte bassa un gol importante, quello del Castelfidardo contro la Civitanovese, gol di Mikhailov, dunque Castelfidardo 1 Civitanovese 0, Recanatese sempre avanti sul campo basso per 1-0, questo per quanto riguarda sempre la parte bassa del girone F. Intanto c'è il pareggio del Crotone contro la Sampdoria, questo insomma anche per tenere vivo il discorso
discorso salvezza, il Crotone che dimostra sempre di avere grande ardore, di non voler lottare, di non voler smettere di lottare. Il solito Falcinelli per il pareggio della squadra di Nicola, mentre aveva in precedenza accorciato le distanze il Chievo Verona contro il Torino per effetto del gol di Pellissiere. Ora gol dell'Udinese con Perizza, Udinese 1 Cagliari 0, rete che arriva al 25esimo della ripresa. Insomma, fioccano i gol in questa fase, in questo momento. Ecco l'aggiornamento in sovrimpressione. Udinese Cagliari 1-0. Direi che possiamo andare all'Elvia Recina di Macerata, perché tra pochissimo avrà inizio il confronto tra la maceratese e il Teramo. Chiaramente c'è Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie Andrea, nuovamente collegati in diretta con l'Elvia Recina di Macerata. Siamo in leggero ritardo perché le squadre sono ancora negli spogliatoi, sono le 16:27 minuti, è uscito il sole qui su Macerata, non c'è gran pubblico, anche direi anzi che le presenze sono scarse, inferiori anche alle 500 unità. Nel settore laterale distinti ci sono una cinquantina, almeno fino a questo momento, di tifosi biancorossi giunti da Teramo. Abbiamo dato, Andrea, nel corso del precedente collegamento dall'esterno dell'impianto marchigiano le formazioni ufficiali e dunque le andiamo a ricordare brevemente, almeno per quanto riguarda i due undici, considerando che si inizierà con qualche attimo di ritardo perché non ancora vediamo sbucare dal tunnel dell'Elvia Recina i giocatori di Maceratese e Teramo. E partiamo proprio dalla squadra. Attenzione Paolo, attenzione, raddoppio dell'Empoli a Milano. Vero clamoroso questo risultato, 0-2. Poco fa Suso aveva fallito un calcio di rigore parato da Skorupski, ora l'ex lancianese Babatiam raddoppia per la squadra di Martuscello. Milan 0, Empoli 2, clamoroso a San Siro. Paolo. Sì, direi più che clamoroso probabilmente, ma va bene, allora andiamo avanti. Andrea, dicevamo, torniamo alle vicende biancorosse del Teramo, dicevamo delle due formazioni, partiamo da quella di casa, Maceratese 4-3-1-2, il modulo adottato dal tecnico marchigiano Federico Giunti, che schiera forte fra i pali della porta biancorossa, poi in difesa Ventola, Marchetti, Gattari e Sabato, centrocampo con Malaccari, Quadri e De Grazia, Trucchetta sulla tre quarti con Colombi e Allegretti che agiranno come punte. Il Teramo risponde con un più classico 4-4-2 con Narciso in porta, Sales, Caidi, Speranza e Carcalis in difesa, Petrella, Ilari, Amadio e Di Paolo Antonio davanti, in attacco la coppia formata da Barbuti e Sansovini. Ecco, proprio in questo istante, Andrea, stanno facendo il loro ingresso in campo i giocatori delle due squadre. Per quanto riguarda i colori sociali, considerando che sia il Teramo che la Maceratese hanno come colori sociali il bianco-rosso, diciamo che il Teramo gioca con una maglia completamente grigia, con calzettoni neri per quanto riguarda la formazione del tecnico Ugolotti, maglia tradizionale bianco-rossa a righe verticali per la Maceratese, classico scambio di saluti tra i giocatori delle due squadre. Ricordo anche la terna arbitrale con il direttore di gara che è il signor Lorenzo Bertani della sezione di Pisa, i due assistenti sono Aristide Rabotti di Roma e Michele dell'Università di Aprilia. Allora Paolo, visto che tra poco sarà anche osservato il minuto di raccoglimento e visto che c'è un aggiornamento importante da dare, riprendo la linea, andiamo ad Arzachena, Paolo Muggiano. Sì, 27esimo del secondo tempo, da 5 minuti l'Arzachena si è riportata in vantaggio grazie a Marco Ayana che ha battuto imparabilmente Lewandowski sul cross di Capitan Bonacquisti. Un minuto fa l'Arzachena poteva chiudere la partita con il gol del 3-1, una discesa del francese Mitra, passaggio per Sanna che restituisce il pallone al francese, la conclusione del numero 3 dell'Arzachena è perfetta, ma il pallone si stampa sul palo con Lewandowski battuto.
28esimo del secondo tempo, qui ancora 2-1 con l'Arzachena che sta cercando di chiudere la partita, c'è l'ennesimo calcio d'angolo a favore dei padroni in casa, l'ottavo contro lo zero dell'Avezzano. In questo momento per l'Avezzano c'è il secondo cambio e entra e esce il numero 8 Di Paolo e al suo posto entra il numero 16 Deram. Qualche minuto fa, sempre per l'Avezzano, era uscito Bitaglio, sicuramente il migliore tra i suoi, al suo posto Muzzilli. A voi studio. Perfetto, perfetto, grazie, grazie a Paolo Muggiano. Intanto giustamente mi fa notare Jacopo Forcella dalla redazione che è arrivata la promozione in Serie B del Foggia di Giovanni Stroppa, 2-2 a Fondi, allo stadio purificato di Fondi, 2-2 peraltro in rimonta perché il Foggia si era portato in vantaggio con Mazza e con Mazzeo e poi c'è stata la rimonta del Fondi con Gambino e con Albadoro, ma bastava un punto al Foggia, il punto è arrivato, dunque bentornato al Foggia in Serie B, una promozione assolutamente meritata nel duello con il Lecce. Intanto arriva anche il quarto gol dell'Aquila, dunque appena c'è Daniela, allora andiamo da Daniela. Sì, Rossone, Andrea, Daniela. Sì, ci sono, il gol che è arrivato al 23esimo del secondo tempo, il quarto gol realizzato da Daniele Noman, i compagni stavano facendo davvero un forcing per far realizzare una rete anche all'attaccante rosso-blu e Daniele Noman ce l'ha fatta segnando il gol e andando a fare un'esultanza particolare sulle note di Despacito, la sua canzone, e andando ad abbracciare in panchina i suoi compagni. Ti do anche queste note di colore simpatiche, era una promessa, se avesse segnato gli avremmo sparato la sua canzone, quindi ha fatto un semiballetto andando ad abbracciare un dirigente dell'Aquila Calcio, Mario Bastida, al quale aveva promesso il gol. Ci stanno anche queste note di colore in un momento, Andrea, in cui il gruppo è diventato davvero granitico e fondamentale, si vede poi dalla sintonia e dall'affetto che hanno i compagni. Erano andati in gol, diciamo, gli attaccanti rosso-blu a parte Esposito, e ci tenevano a far realizzare anche Daniele Noman, è arrivato questo quarto gol. Perfetto, grazie, grazie voi. Daniela, intanto il Milan accorcia le distanze con Gianluca Lapadula, dunque 1-2 a San Siro. Lapadula è andato in gol per un Milan a dir poco a trazione anteriore, perché oltre al tridente che era stato schierato all'inizio da Montella, poi è entrato anche Bacca, dunque Milan con le due punte più i due esterni d'attacco, assolutamente una squadra sbilanciata, ma dopo tutto deve rimontare due gol all'Empoli e uno è arrivato e ora è a metà dell'opera la rimonta del Milan. Intanto terzo gol anche del Torino sul campo del Chievo, ha segnato Iago Falche, è un pomeriggio straricco di gol e arriva un gol anche in Lega Pro, la Reggiana è già in vantaggio sul campo della Feralpi, 0-1. Ora direi di andare da Paolo Renzetti, da lui per 2 minuti e mezzo, dopodiché rientriamo, giro di schermate e poi andiamo a prendere i finali di Serie D. 2 minuti e mezzo, Paolo Renzetti. 2 minuti e 5 secondi all'Elvia Recina di Macerata, 0-0 ovviamente tra maceratese e Teramo, attacca il Teramo sul settore di destra, la formazione di Ugo Lotti in possesso di palla con Petrella, il lancio in avanti nella zona di Barbuti in posizione regolari, Barbuti in area di rigore, il cross, il pallone per Sansovini che viene anticipato all'ultimo istante, pallone in calcio d'angolo, clamorosa occasione per la formazione ospite. Quando siamo giunti ora al terzo minuto non è scattato il fuorigioco con Sansovini, che si è ritrovato tutto solo al terzo minuto davanti al portiere della maceratese, non ha avuto la prontezza di concludere a rete ed è stato anticipato in calcio d'angolo, c'è il primo tiro dalla bandierina per la formazione allenata da Guido Ugolotti. Sul pallone ci sono con la maglia numero 7 di Paolo Antonio, vicino a lui Petrella, la battuta corta, pallone per Petrella, il cross in area di rigore, l'uscita senza problemi del portiere marchigiano Francesco Forte, che rimette subito il pallone in gioco, sfera che però è stata già riconquistata dal Teramo con il capitano Ivan Speranza, subito il lancio in avanti nel settore di destra dove agisce Petrella, fronteggiato da un avversario, Petrella mantiene il possesso di palla solo per un attimo, sfera che poi termina direttamente sul fondo e si riparte
ripartirà ancora una volta con una rimessa affidata all'estremo difensore della formazione di casa, Francesco Forte. Quando siamo giunti al terzo e 25, sempre 0-0 all'Elvia Recina tra Maceratese e Teramo, ora attacca la formazione in maglia biancorossa di casa con Turchetta, il cross di Turchetta in area di rigore, il colpo di testa di Speranza che allontana con l'aiuto di Carcalis, ma è ancora la Maceratese che controlla il pallone, c'è un cross in area di rigore, un colpo di testa questa volta di Sales, ancora il Teramo che ha riconquistato il pallone con Ilari, il servizio per Petrella sul settore di destra, avanza il giocatore in maglia grigia, il servizio per Sansovini, all'indietro per Sales che poi lascia a Ilari, Ilari controlla lo schieramento dei compagni, poi serve sul settore di sinistra, Carcalis si porta in avanti, Carcalis cerca di servire un compagno, non ci riesce, pallone che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Marchetti e dunque c'è una rimessa in favore della squadra ospite, sono 4:20 i minuti sul nostro cronometro, all'Elvia Recina il parziale Maceratese 0, Teramo 0, Teramo vicinissimo al vantaggio al secondo minuto con Sansovini, a te la linea Andrea. Grazie, grazie Paolo. Giro di schermate perché c'è davvero tanto da segnalare, c'è anche ora il pareggio della Feralpi Salò, ma andiamo con ordine. Ripartiamo dalla Serie A perché anche qui ci sono tanti gol da ricapitolare. Chievo-Torino 1-3, Ljajic, Zappacosta, Pellissier e Iago Falche. Poi Lazio-Palermo, siamo sempre sul 5-2. Milan-Empoli 1-2, come detto dopo il raddoppio di Thiam, poco prima Suso aveva fallito un calcio di rigore. La Padula ha riaperto i giochi per un Milan che ora sta attaccando a sprombattute, sta assediando l'area di rigore. Un assedio davanti al portiere Skorupski. 1-1 tra Sampdoria e Crotone. Poi Udinese-Cagliari 2-0 dopo la rete di Perizza, il raddoppio di Angella sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Poi palo colpito da Perizza che ha sfiorato il terzo gol dell'Udinese. Lega Pro, andiamo a vedere la situazione in Lega Pro, botta e risposta a Salò tra la Feralpi e la Reggiana, Guidone per la Reggiana al secondo minuto, pari al quarto di Guerra, dunque 1-1. Sono sullo 0-0, Gubbio Venezia, intanto gol del Crotone, attenzione, gol del Crotone a 10 minuti dalla fine, il Crotone ribalta il risultato, penso con Simi, e dunque sì, confermiamo gol di Simi, Sampdoria 1, Crotone 2, un Crotone che non muore, è un Crotone che continua a lottare, chissà se non dovesse scapparci anche il pareggio del Milan nel finale, il Crotone potrebbe rosicchiare due punti alla compagine di Martuscello. Tornando alla Lega Pro, 0-0 Gubbio Venezia, 0-0 Maceratese Teramo, ricordiamo Venezia già promosso in Serie B. Vediamo la Serie D, Girone F. Allora qui ci sono degli aggiornamenti da dare, intanto l'Agnonese in vantaggio sulla Vispesaro, ha appena segnato Ricamato, Agnonese 1, Vispesaro 0, Alfonsine San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 1-1, ha pareggiato Martignello per il Campobasso dopo il gol nel primo tempo di Sartori, 3-0 in questo momento del Castelfidardo contro la Civitanovese, dopo Mihailov sono arrivati i gol di Galli e Montagnoli, Castelfidardo 3, Civitanovese 0, Pineto Monticelli 1-2, Romagna Centro Materica 1-1, San Nicolò Vastese 3-0, San Maurese Fermana 2-2, pareggio di Enrico per la San Maurese. E ora andiamo a vedere il girone G, anche questo scoppiettante, pomeriggio ricco di gol, Arzachena Avezzano 2-1, dunque Aiana ha riportato avanti l'Arzachena, Città di Castello San Sepolcro 1-1, Foligno Tresina Tavolino 0-3, L'Aquila Sant'Edoro 4-0 con la quarta rete siglata da Noman, Lanusea Alba Longa finale 2-2, Monterosi Latte Dolce 2-0, Ostiamare Norese 4-1, terzo gol di Calveri, quarto gol di Roberti per l'Ostiamare, Rieti Muravera 0-0, Torres Flaminia 0-1, sta decidendo ancora il rigore di Delgado. Questa è la situazione al momento. Intanto la Reggiana di nuovo avanti a Salò, Reggiana di nuovo avanti, davvero non riusciamo a stare dietro a tutti i gol che si stanno realizzando in questo questo pomeriggio, davvero un pomeriggio di fine stagione, e i gol abbondano solitamente nei finali di campionato ed è così anche in questo, questa penultima domenica di aprile. Rapidamente un minuto a Teramo da Agna Cantagalli, San Nicolò Vastese.
41esimo Andrea, sempre 3-0 per il San Nicolò, mancano quindi 4 minuti più recupero per la fine di una contesa che ormai è indirizzata a favore dei biancazzurri, con la Vastese che ha provato con il possesso palla a creare qualche pericolo dalle parti di Ciotti, ma sostanzialmente dopo le occasioni raccontate nel precedente collegamento non ci sono state altre emozioni qui al Bonolis. A te. Grazie. Grazie ad Agna Cantagalli. Vediamo la situazione a Pineto. Pineto Monticelli, un minuto per Roberta Di Sante. Sì, 41esimo Andrea, sempre 2-1 in favore del Monticelli il parziale. Monticelli che avrebbe potuto segnare anche in un altro paio di occasioni con Pedalino, che ha sprecato soprattutto in maniera incredibile alla mezz'ora una occasione praticamente perfetta, sperando incredibilmente alto oltre la traversa. Pineto che ha provato a reagire in questi istanti proprio poco fa con una incursione di Esposito, però il risultato per ora non è cambiato, 2-1 per il Monticelli e linea allo studio. Perfetto, intanto attenzione perché a Milano c'è un calcio di punizione in area di rigore per il Milan, addirittura la palla è stata sistemata sulla linea dell'area piccola, quindi ora è stato sistemato un muro di giocatori empolesi proprio sulla linea di porta. In mezzo a questo muro c'è l'estremo difensore Skorupski, ovviamente fa molta fatica il direttore di gara a far rispettare le distanze, anche perché insomma potete capire che un mucchio c'è proprio davanti alla porta, proprio sulla linea di porta, occhio che potrebbe calciare la padula, è una punizione indiretta, una punizione a due, mancano 10 minuti, poco meno, alla fine della partita a Milano, è un momento importante anche per la lotta salvezza, perché il Crotone sta vincendo a Genova contro la Sampdoria, e l'Empoli sta vincendo a Milano, ma chiaramente se il Milan dovesse rimontare, chiaramente questo sarebbe un aspetto favorevole per la squadra di Nicola. Intanto il secondo gol della Reggiana è stato siglato da Cesarini su calcio di rigore, Feralpi Salò, Reggiana 1-2. Si va un po' per le lunghe, ma forse ora ci siamo per la battuta di questo calcio di punizione. Va la Padula, va sul muro, però Skorupski si fionda sul pallone e respinge e poi l'azione si perde. Dunque sempre Milan 1 Empoli 2. Torniamo all'Elvia Recina da Paolo Renzetti. Paolo, un paio di minuti. Sì, grazie, sono 11 minuti sul nostro cronometro, sempre 0-0 fra Maceratese e Terra. Ora il gioco è fermo perché c'è un calcio di punizione in favore della squadra di casa per un fallo subito nella zona centrale del terreno di gioco da Quadri. Quadri si è subito rialzato ed è pronto a battere questo calcio di punizione. Siamo proprio nell'anello di centrocampo a pochi centimetri dalla linea che delimita la metà del campo di gioco. La battuta di Quadri, il servizio per Malaccari, poi pallone all'indietro, viene servito per Marchetti che scambia con Gattari. Maceratese che ha avuto fino ad ora qualche difficoltà a rendersi pericolosa, praticamente nessun intervento di rilievo ha dovuto effettuare Narciso, bisogna dire che neanche dall'altra parte Forte è stato mai seriamente impegnato, però al secondo minuto ricordiamo la ghiotta occasione per il Teramo con un servizio dalla destra di Barbuti che era partito sul filo del fuorigioco, il cross a centro area per Sansovini anticipato proprio in extremis al momento della conclusione da un difensore di casa che ha poi deviato il pallone in calcio d'angolo. Intanto per il pallone, la Maceratese parte il contropiede del Teramo, Petrella per Sansovini, il cross di Sansovini in area di rigore, l'uscita in anticipo su Barbuti del portiere Forte, c'è poi un giocatore della Maceratese che termina a terra dopo uno scontro di gioco con Barbuti, ora c'è uno scambio di complimenti tra Barbuti e il numero 5 della formazione di casa Gattari, mentre il pallone è stato spedito in fallo laterale per permettere ai sanitari della formazione di casa di provvedere ai soccorsi del giocatore biancorosso che è rimasto a terra dopo uno scontro di gioco con Barbuti conseguente al cross di Sansovini dal settore di destra. Il gioco è fermo, l'arbitro va a riportare la calma fra i giocatori delle due squadre, stanno per entrare in campo i sanitari della formazione di casa e dunque Andrea io ne approfitto per restituire la linea allo studio quando siamo giunti al 13° minuto nel corso del primo tempo qui a Macerata, sempre 0-0 fra Maceratese e Teramo. A te la linea.
Perfetto, grazie a Paolo Renzetti, ma torneremo da te tra poco. Pareggio della Vispesaro, come vediamo in sovrimpressione, Nicola Falomi per la squadra vissina. A te Ramoagna, quanto manca? Nel primo minuto di recupero, Andrea, sono stati assegnati 3 minuti di recupero qui al Bonolis, quindi tra poco ci sarà il triplice fischio da parte del direttore di gara. Perfetto, allora torneremo tra poco da te per il fischio finale. A Pineto, Roberta Di Sante, quanto manca? Siamo adesso a 30 secondi oltre il 45esimo e saranno 4, Andrea, i minuti di recupero. Ok, allora andiamo da Agna Cantagalli fino alla fine della partita, poi prenderemo il finale anche a Pineto e poi anche sugli altri campi del girone G. Agna. Mi dai la linea proprio quando la Vastese riesce a segnare alle spalle di Ciotti, riesce a depositare la sfera, vediamo tra poco chi, perché c'è stato uno slalom da parte di un giocatore della Vastese, il numero 17 Napolitano, è entrato nel corso della ripresa che è riuscito a segnare quello che è ormai il gol della bandiera per la Vastese, la rete quindi di Napolitano per il 3-1 a favore sempre del San Nicolò. Ricordiamo le reti dei biancazzurri nel primo tempo, tutte nel primo tempo, con una doppietta di Traini al terzo e al quarto d'ora di gioco, e poi la rete di Bisegna al 23esimo da calcio di rigore assegnato per un atterramento in aria da parte di De Cinque su Mozzoni. San Nicolò che ha controllato in gran lunga la gara, la Vastese che ha provato una reazione d'orgoglio in questo secondo tempo, e finisce così il derby tra San Nicolò e Vastese 3-1 quindi per i biancazzurri di Epifani, che proveranno nelle ultime due giornate di campionato ad agguantare quel secondo posto che è ancora nelle mani del Materica, mentre per la Vastese ci sono ancora per appunto 180 minuti per poter sperare nei playoff, anche se il KO odierno complica e di molto i piani della formazione di Favo. A te Andrea. Grazie, grazie a Dania Cantagalli, c'è un gol a Pineto, Roberta Di Sante. Monticelli ha chiuso definitivamente i giochi al 46esimo, Negro fa 3-1 in favore degli Ascolani, ancora una volta Giovannini è stato molto bravo dopo il gol del 2-1, in questo caso da assist man, perché ha tenuto la sfera, ha aspettato la corrente, Negro lo ha servito e poi appunto il numero 7 Ascolano ha piazzato il diagonale alle spalle di Mazzocchetti. Siamo al 48esimo, mancano praticamente un minuto alla fine della partita. 3-1 è il risultato parziale. Okay, Roberta, andiamo fino alla fine con te. Peraltro ti aggiungo, e questa non è una buona notizia per il Monticelli, che la San Maurese è in vantaggio sulla Fermana, ha segnato Bonandi su rigore, e quindi con questo risultato la San Maurese respingerebbe l'assalto al quinto posto proprio del Monticelli. Con te fino alla fine della partita. Quindi mi stai dicendo che la San Maurese è riuscita a recuperare 3 gol alla Fermana? Assolutamente sì, assolutamente sì. Da 0-2 a 3-2. Insomma, una bellissima partita, ci rivedremo le immagini. Intanto invece qui il Monticelli continua ad attaccare, però questa volta è troppo lungo il traversone. Aggiungo Roberta che la partita a San Mauro è finita, dunque San Maurese batte Fermana 3-2. Insomma, questo risultato non farà piacere ai numerosi tifosi ascolani che sono giunti qui a Pineto, e termina qui Andrea anche la partita del Mariani Pavone. Ti vado allora a riepilogare i gol con il Monticelli che espugna il Mariani Pavone e raggiunge appunto quota 44 punti. Siamo praticamente, il gol del vantaggio porta la firma di Iotti proprio nel finale di primo tempo, il pareggio momentaneo in avvio di ripresa da parte di Pomante, e poi Giovannini ha siglato il 2-1 al quarto d'ora con un bel piazzato sul secondo palo. Lo stesso Giovannini ha propiziato poi il gol definitivo del
3-1 siglato pochissimi istanti prima del fischio finale da parte di Negro. Dunque finisce 3-1 per il Monticelli e io ti restituisco la linea. Grazie a Roberta Di Santa. Andiamo all'Aquila. Daniela, è finita? Sì Andrea, 2 minuti di recupero sono stati dati proprio in questo momento, possiamo seguire anche questo finale, il risultato è ancora quello che sì, possiamo andare anche a un rapido commento finale. Daniela. Sì, Andrea, che dire di questa partita, perché tanto ormai il risultato è già scritto da tempo. Un'Aquila che sicuramente nel primo tempo era stata meno brillante rispetto alle altre prestazioni, poi invece si è ripresa, è arrivato il gol che ha dato sicurezza proprio allo scadere al 45esimo con Adriano Esposito e poi la goleada nel secondo che è iniziato subito con i 2 gol di Valenti e Milincleri e poi il sigillo messo da Noman, poco da dire. L'Aquila risponde così a tutte le critiche, a tutte le polemiche e a tutte le contestazioni che ci sono state in società. Del resto mister Battistini era stato molto chiaro nel dire che l'Aquila vuole centrare comunque un obiettivo che è quello dei play-off, anche se non serviranno a nulla, perché da quando lui è arrivato si è costruito e rafforzato un gran gruppo con chi è rimasto e comunque si lavora sempre per un obiettivo, per loro è play-off nonostante tutto. Quindi, perfetto, Andrea, perfetto. Questa è la situazione, comunque sta terminando la partita, siamo già entrati nel minuto finale, c'è poco da dire poi sulla prestazione quando c'è un risultato così netto. Perfetto, grazie a Daniela Rosone, diamo per acquisito il risultato, chiaramente se dovesse cambiare vi aggiorneremo, ma insomma siamo sul 4-0. Grazie a Daniela Rosone, andiamo ad Arzachena, quanto manca Paolo? Manca poco meno di un minuto, l'Arzachena sta continuando ad attaccare. No. Allora seguiamo con te questi ultimi istanti. Sì, allora pallone nell'area dell'Avezzano, Arzachena che sta chiudendo in avanti questa partita importantissima, c'è la confusione di nuovo ed è sempre successo dell'arbitro, è finita. Pronto? È finita 2-1 per l'Arzachena. Vi ricordo i marcatori, vantaggio al 43esimo del primo tempo di Branischi su calcio di rigore, pareggio dell'Avezzano con un autorete di Sbardella al 9 della ripresa e gol definitivo che sancisce il 2-1 finale realizzato da Marco Aiana al 22esimo della ripresa. Arzachena ancora prima in classifica, da qui al salto di categoria mancano 2 partite, soprattutto quella di domenica prossima nella quale Bonacquisto e compagni andranno a Nuoro a giocare, mentre il Monterosi avrà i 3 punti a tavolino per la gara contro il Bologna. Dal Viaggio Pino è tutto, a voi studio. Grazie, davvero una giornata convulsa e anche in Serie A finale un assalto, quello del Milan contro l'Empoli poco fa vicino al 2-2 con Onda, la squadra di Montella, no, il Pineto è salvo in riferimento a questo messaggio. Andiamo a vedere i risultati del girone F, perché ci sono da segnalare la vittoria del Matelica e anche il fatto che nel finale l'Agnonese si è riportata in vantaggio, queste sono partite per la zona playoff. Questi dunque i risultati: Agnonese Vispesaro 2-1, Agnonese avanti con ricamato, pareggio di Falomi e poi c'è il gol di guida per la compagine di Del Grosso. Alfonsine San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 1-1, reti di Sartori e Martiniello. Castelfidardo Civitanovese 3-1, Castelfidardo in gol con Mihailov, Galli e Montagnoli, accorcia Rapagnani per la Civitanovese. Pineto Monticelli 1-3, le reti di Iotti, poi pareggio di Pomante, quindi Giovannini e Negro per la vittoria della compagine ascolana. Romagna Centro Matelica 1-3 nel primo tempo, sblocca Brigliadori, pareggia Borgese e il Matelica quindi vince di rimonta, perché nella ripresa vanno in gol Lunardini e Pera nel finale. San Nicolò Vastese 3-1, tutto nel primo tempo per quanto riguarda il San Nicolò, doppietta di Traini e rigore di Bisegna, nei minuti di recupero il gol di Napolitano per la Vastese. San Maurese Fermana 3-2, Petrucci e Molinari in gol per la Fermana, poi accorcia Rosini e si va sull'1-2 all'intervallo. Nella ripresa pareggio di Enrico, gol partita nel finale di Bonandi su calcio di rigore. Diamo uno sguardo alla
classifica, come è maturata alla fine di questa giornata di campionato. E intanto sono finali sia ad Agnone sia a Campobasso. Fermana 64 punti, Matelica 57, San Nicolò 54, Vispesaro e San Maurese 47 punti, poi Agnonese 45, Monticelli 44. Dunque c'è lotta playoff dalla Vispesaro fino anche al Monticelli per il terzo e il quarto posto, perché ora è così, non più solo per il quinto posto, ma c'è la possibilità di accedere a due posti playoff per le squadre che inseguono. Al momento sono fuori Agnonese e Monticelli, un po' più in giù anche la Vastese, che però dopo il risultato di oggi penso che non abbia più velleità. Poi San Marino 41, Jesina 39 punti, Romagna Centro, Campobasso 38 punti, Pineto 36 punti, Alfonsine 30, Castelfidardo 25, Recanatese 24, Civitanovese 17. Con i risultati di oggi il Castelfidardo si guadagnerebbe il play-out, retrocederebbe la Recanatese, che è penultima, ma per i distacchi sarebbe impossibilitata a giocare il play-out. Dunque la giornata di oggi è importante da questo punto di vista. Ovviamente la Civitanovese con questo risultato è retrocessa al campionato di eccellenza. Andiamo a vedere ora il girone G. Tantissimi gol in questa giornata. Arzachena Avezzano 2-1, Branicchi sul rigore, autogol di Sbardella, decide Ayana. Poi Città di Castello, San Sepolcro 2-1, nel finale riesce a vincere dunque la compagine castellana, le reti di Dida. Poi c'è stato il pareggio di Bortoluzzi nel finale, gol partita della compagine umbra. A tavolino Foligno Trestina 0-3, L'Aquila San Teodoro 4-0, le reti di Esposito, Valenti, Minincleri e Noman. Lanusei Albalonga 2-2, Corsetti, Cadi, Papini e Cruz. Monterosi Latte Dolce 3-0, Farasca e doppietta di Manoni. Ostiamare Nuorese 4-1, Vano, Roberti, Accorcia, Curcio, poi Calveri e ancora Roberti. Rieti Muravera, sorpresa 0-0 con il Rieti, che forse abbandona le velleità di vincere il campionato e sbaglia anche un rigore con Marchegiani nel secondo tempo. Torres Flaminia 0-1, gol di Delgado su calcio di rigore in apertura. Intanto si sta giocando il settimo minuto di recupero a Milano, poco fa occasione per Thiam per chiuderla definitivamente, ma si continua a giocare. Vediamo la classifica di questo raggruppamento. In testa resta l'Arzachena 68 punti, Monterosi 67, si stacca sempre più il Rieti 65, Ostiamare 63, L'Aquila 60, dunque al quinto posto, Nuorese 58 punti, Albalonga 55, Avezzano 43, Sansepolcro 43, Trestina e Flaminia 42, Lanusei 41, Latte Dolce 37, San Teodoro 28, Muravera 24, Torres 22, Città di Castello 21, si riapre la lotta per evitare in questo caso l'ultimo posto, escludendo il Foligno, tutto ancora da giocare. Questi risultati, questa è la classifica. Andiamo a vedere anche la Serie A. Andiamo a vedere anche la Serie A in attesa di darvi il finale. A Milano, dove è stato allungato il recupero, è in corso ora l'ottavo minuto di recupero, non bastassero i sette precedenti. Atalanta-Bologna giocata ieri 3-2, Chievo-Torino 1-3, le reti di Ljajic, Zappacosta, Pelissier e Iago Falche. Fiorentina-Inter giocata ieri 5-4, Lazio-Palermo 6-2 con la tripletta di Keita, la doppietta di Immobile, un'altra doppietta, quella di Rispoli per il Palermo e poi Crecco al 90esimo, l'ex lancianese 6-2. Intanto finale a Milano, Milan 1-2, le reti dell'Empoli hanno portato la firma di Mcelize e Thiam, ha accorciato la Padula per il Milan che sullo 0-1 ha fallito con Susu, un calcio di rigore parato da Skorupski. E dunque questa impresa vanifica il risultato del Crotone, che aveva vinto a Genova contro la Sampdoria 1-2, anche qui in rimonta Schick, poi Falcinelli e Nwankwo Simi per il Crotone. Giocata alle 12.30 Sassuolo-Napoli 2-2, Mertens, Berardi, Mazzitelli e Milik, tutti
soprattutto nella ripresa. E poi Udinese-Cagliari 2-1, Terot fallisce un rigore parato da Rafael, poi segnano Perizza, Angella e accorcia Borriello, dunque 2-1. Questa sera Juventus-Genoa, domani Pescara-Roma. Se la Roma vince, ipoteca sempre più il secondo posto, visto il mezzo passo falso del Napoli, e condanna il Pescara alla retrocessione, vista la vittoria dell'Empoli contro il Milan. Vediamo appunto la classifica. Juventus 80 punti, Roma 72, Napoli 71, Lazio 64, Atalanta 63, Milan 58, Inter 56, Fiorentina 55 punti, Torino 48, Sampdoria 45, Udinese 43, Chievo e Cagliari 38, Sassuolo 36, Bologna 35, Genoa 30, Empoli 29 punti, Crotone 24 punti, Palermo 16, Pescara 14. Peraltro è vero che l'Empoli risponde al Crotone, ma ci sono sempre 5 punti di distanza. È da considerare che il Genoa questa sera gioca a Torino contro la Juventus, e se il Genoa continua a non fare punti, il Crotone potrebbe fare la corsa non solo sull'Empoli ma anche sul Genoa. Staremo a vedere come andrà questa sera. Vediamo anche gli aggiornamenti in Lega Pro. San Benedettese Sant'Arcangelo 2-3 ed è finale. In questo caso ribadisco i marcatori per la per il Sant'Arcangelo in gol Gatto, Merini e Valentini, per la San Benedettese Mancuso su rigore e Bacinovic, Samb che ha chiuso in 9 uomini. Poi Feralpi Salò Reggiana, passiamo dunque alle gare del tardo pomeriggio, delle 16:30. Feralpi Reggiana 1-2. E la gara si sta giocando, siamo poco oltre la mezz'ora. Le reti di Guidone, Guerra e Cesarini sul rigore. E sono sullo 0-0 Gubbio Venezia e Maceratese Teramo. E ripartiamo proprio dalla gara dell'Elvia Recina. Andiamo da Paolo Renzetti per sapere come sono andate le cose nel periodo non collegato. Paolo. Si scocca la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo all'Elvia Recina, non si sblocca il punteggio, sempre 0-0 fra Maceratese e Teramo, attacca ancora la formazione di Ugolotti, viene messo a terra Ilari, siamo a una decina di metri dall'area di rigore della Maceratese, c'è il fischio del direttore di gara che va a comandare un calcio di punizione in favore della squadra abruzzese. Nel periodo non collegato non è accaduto molto, ma al 26esimo c'è stata una fiammata del diavolo ancora con Marco Sansovini, conclusione velenosa dai 20 metri, una vera e propria sassata con il pallone che è terminato di pochissimo alla sinistra dei pali della porta, difesa da Francesco Forte. Ora c'è questo calcio di punizione per il Teramo, vediamo sul pallone Sansovini che potrebbe tentare la battuta diretta in porta, vediamo che c'è anche però Ilari che si allontana anche Sansovini, vediamo qual è il giocatore che si incarica della battuta di questo calcio di punizione, viene schierata la barriera della Maceratese, posizione invitante per questo calcio da fermo in favore del Teramo, il fischio del direttore di gara, la battuta del numero 7 di Paolo Antonio, pallone che finisce sulla barriera, ancora un cross in area di rigore della formazione di casa, ma c'è poi una posizione di fuorigioco di Barbuti e dunque gioco nuovamente fermato dal direttore di gara che comanda un calcio di punizione in favore della Maceratese, dunque nulla di fatto sulla battuta di questo calcio di punizione da parte di Paolo Antonio, pallone che è andato a cozzare contro la munita barriera della formazione marchigiana. Ora c'è il rinvio del portiere Forte, colpo di testa di Speranza, siamo sulla tre quarti del Teramo, avanza la Maceratese, il controllo di palla, il servizio poi per il numero 7 De Grazia, ancora De Grazia è costretto a tornare all'indietro, il pallone per Sabato, il cross in area di rigore di Sabato, allontana Amadio di testa, ma è ancora la Maceratese che attacca questa volta sul settore di destra, poi il pallone recuperato dal Teramo con Di Paolo Antonio che termina a terra, subisce anche il fallo del suo diretto avversario, c'è il calcio di punizione in favore della squadra allenata da mister Ugolotti. Diamo un'occhiata al cronometro, sono 33 i minuti di gioco sul nostro cronometro, non si sblocca il risultato qui a Macerata, 0-0 tra Maceratese e Teramo. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti, ma torniamo immediatamente da te perché seguiremo
chiaramente il finale di questo primo tempo di una gara molto molto importante per la compagine di Guido Ugolotti. Visto che abbiamo dato uno sguardo un po' a tutte le schermate, Serie A, Lega Pro e Serie D, diamo uno sguardo anche al campionato cadetto, alla Serie B, che ha visto giocare l'ultima giornata, la 37esima, tra venerdì e sabato, e già domani sera si riaprirà la 38esima giornata con un anticipo, e poi ci sarà il turno infrasettimanale che si svilupperà quasi interamente di martedì. Siamo ai momenti decisivi della cadetteria, con una spalla sempre più lanciata verso la Serie A. I risultati di ieri e anche di due anticipi di venerdì: Ascoli-Brescia 0-0, Avellino-Cesena 1-1, Bari-Verona 0-2, Benevento-Vicenza giocata venerdì 0-0, Cittadella-Carpi 4-1, Latina-Spal 1-2, Novara Perugia giocata venerdì 0-1, Provercelli Salernitana 0-0, Spezia Entella, il derby ligure 2-0, Ternana Frosinone, a sorpresa la vittoria delle Fere di Liverani 2-0 sul Frosinone, e poi Trapani Pisa 1-0. La classifica con la Spal vicina al traguardo, più 8 sul terzo posto, 70 punti per la Spal. Verona 65 punti, Frosinone 62, un break quello del Verona che ha 3 punti ora di vantaggio sul Frosinone, che in realtà sono 4 perché nel confronto diretto il Verona è avanti sul Frosinone. Poi Cittadella che sale al quarto posto, 57 punti, Perugia 56, Benevento 55, Spezia 54, Entella e Carpi 51, Salernitana, Novara e Bari 50 punti, Provercelli vicino alla salvezza 46 punti, Avellino 45, Cesena 43, Ascoli e Trapani 41, grande rimonta del Trapani di Calori. In zona playout ci sono Brescia e Ternana con 39 punti, anche in questo caso grande rimonta della Ternana grazie alla cura Liverani. Vicenza, che ora è in zona retrocessione, 38 punti, sembra irrimediabile la situazione delle penalizzate. Pisa 32 punti e Latina, il Latina di Vivarini, a quota 31 punti, anche il Latina penalizzato. Pisa e Latina vicine evidentemente alla retrocessione. Vediamo il prossimo turno. Ecco qui, la giornata si aprirà domani sera con l'anticipo tra Vicenza e Novara al Menti, e poi ancora martedì Ascoli-Avellino, Brescia-Ternana, che è davvero un match sportivamente drammatico perché, come abbiamo detto, le due squadre sono appaiate a quota 39 punti in zona playout. Poi Carpi-Trapani, Cesena-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Verona, Pisa Provercelli, ultima chiamata evidentemente per il Pisa di Gattuso, Salernitana Bari, Spal Cittadella, Virtus Entella Latina, e poi, come detto, l'anticipo tra Vicenza e Novara. Prima di tornare da Paolo Renzetti, mi dicono dalla regia che abbiamo le immagini della festa promozione del Foggia. Ecco qui le immagini che arrivano proprio dal centro pugliese. Foggia che torna ad avvicinarsi al grande calcio, Foggia che ha respirato l'aria della Serie A negli anni di Zeman, soprattutto di Zeman e di Peppino Pavone, poi la crisi, la discesa nella terza, nella quarta serie, e ora il Foggia che negli ultimi anni ha sempre cercato di fare squadre competitive per tornare in Serie B, un obiettivo sempre sfuggito fino a questa stagione, quando il Foggia ha vinto per distacco in maniera assolutamente meritata questo campionato. Ci sono le firme di personaggi che conosciamo bene in Abruzzo, l'allenatore Giovanni Stroppa, che dunque, dopo aver fatto cose importanti da calciatore, ha vinto un campionato da allenatore a Foggia. C'è alla guida della squadra uno dei leader in campo, Tommaso Coletti, l'ex giocatore di Pescara e Teramo, insomma una squadra che, come detto, ha strameritato la vittoria. Buonasera, il Pescara è retrocesso matematicamente, l'ho letto su Facebook, complimenti a Foggia perché ho un amico di Foggia. Vabbè, ci associamo ai complimenti per il Foggia. La matematica potrebbe arrivare domani in caso di sconfitta all'Adriatico contro la Roma, ma è chiaro che se non sarà domani, sarà nelle prossime occasioni. Ormai il campionato è ampiamente andato per quanto riguarda il Pescara.
Torniamo, non so se abbiamo altre immagini da Foggia, altrimenti possiamo tornare da Paolo Renzetti. Siamo a posto? Ok, possiamo tornare a Macerata. Paolo, fino alla fine del tempo. 38 giri di lancette qui a Macerata, sempre 0-0 fra Maceratese e Teramo. Un minuto fa ha chiesto il rigore la formazione di casa per un contrasto in area di rigore del Teramo, è caduta a terra Allegretti, non ci è sembrato ci fossero gli estremi per un penalty. Dello stesso avviso il direttore di gara Lorenzo Bertani di Pisa, che ha lasciato proseguire fra le proteste dei giocatori e del pubblico di casa. Ora è la squadra in maglia biancorossa, la Maceratese, che attacca sul settore di destra, formazione in possesso di palla con Turchetta, servizio in area di rigore per Allegretti, che si impappina sul pallone permettendo alla difesa del Teramo di rinviare. Poi dalla parte opposta c'è stato un tiro dalla distanza di Quadri dai 25 metri con il pallone che è terminato lontano dalla porta, difesa da Narciso. Dunque ci stiamo avviando pian piano ai minuti finali di questo primo tempo, 39esimo in corso, 38:30 sul nostro cronometro. Primo tempo fino a questo momento tutt'altro che esaltante sul piano del gioco, due occasioni per il Teramo, soprattutto quella del secondo minuto con Sansovini, che è stato anticipato in area di rigore marchigiana al momento del tiro da un difensore di casa che è andato a deviare il pallone in calcio d'angolo. E poi al 26esimo ancora protagonista l'ex attaccante del Pescara, questa volta con una conclusione dai 20 metri con il pallone che è terminato vicinissimo al palo di sinistra della porta, difesa da Francesco Forte. Attacca ora la Maceratese sul settore di destra, squadra di casa che non ha mai concluso dalle parti di Narciso. Ora un pallone servito al limite dell'area di rigore da Colombi, si gira il pallone per Turchetta, ancora Turchetta, il cross di Turchetta, l'intervento di Karkalis che va a spedire il pallone, anzi di Sales che va a spedire il pallone in calcio d'angolo, e c'è dunque il primo tiro dalla bandierina per la formazione di casa quando tocchiamo il 40esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 all'Elvia Recina fra Macerata, Maceratese e Teramo, e la squadra di casa che sta per usufruire del primo tiro della bandierina. Tanto Paolo, perdonami, c'è il terzo gol della Reggiana a Salò, Feralpi 1 Reggiana 3, a te. E sì, c'è il secondo angolo consecutivo per la squadra di casa, perché sulla battuta di Alberto Quadri, il capitano della formazione marchigiana, c'è stato il colpo di testa di Ilari che è andato a deviare ancora il pallone in calcio d'angolo. Ancora Quadri dalla bandierina, pallone che arriva all'interno dell'area di rigore per Sabato, la giocata, Sabato viene in contatto con un difensore del Teramo, termina a terra e c'è l'ammonizione per il giocatore della Maceratese per simulazione, primo giocatore che finisce sul taccuino del direttore di gara. Si era visto subito che Sabato era andato a cercare il contatto e poi si era lasciato cadere vistosamente in maniera esagerata proprio sotto gli occhi del signor Lorenzo Bertani di Pisa, che ha interrotto il gioco ed è andato ad ammonire il giocatore della formazione di casa. Primo ammonito di questa partita, fino ad ora molto corretta. Intanto rimesso il pallone in gioco dal Teramo, perde il pallone, formazione di casa in avanti, il tiro è clamorosa in questa circostanza, l'occasione fallita da Colombi, tutto solo davanti a Narciso. Colombi è andato a mettere il pallone incredibilmente sopra alla traversa, aveva tutto lo specchio della porta libero, poteva concludere sicuramente meglio. Buon per il Teramo che il tiro, la conclusione del giocatore della Maceratese sia terminata sopra la traversa della porta, difesa da Antonio Narciso. E dunque quando siamo giunti al 42esimo dobbiamo registrare la prima occasione molto pericolosa tra l'altro per la Maceratese, con questo tiro di Colombi dall'interno dell'area di rigore, quasi dalla zona del dischetto. Aveva tutto lo specchio libero, Narciso era ovviamente a difesa dei pali della sua porta, ma da quella distanza gli attaccanti di solito non sbagliano. Invece Colombi, fortunatamente, ripetiamo, per il Teramo è andato a concludere incredibilmente sopra la traversa, facendo letteralmente imbestialire i tifosi di casa. Ancora Maceratese in possesso di palla, attacca in questo finale di tempo la squadra di Giunti, siamo al 43esimo, ancora un pallone che filtra in area di rigore, il controllo di Turchetta, poi il servizio sul settore di destra con l'anticipo di Speranza,
su Malaccari con il pallone che è terminato in fallo laterale, già effettuata la rimessa dalla formazione marchigiana che cerca di affrettare i tempi in questo finale di prima frazione, poi perde il pallone, può ripartire il Teramo in avanti con Sansovini, il servizio sul settore di destra per Petrella, attacca ora il Teramo, sono però rientrati i difensori della squadra di casa, poi il servizio per Sansovini, il tiro con il pallone, si gira, sfera che termina al lato, quando siamo giunti al 43esimo, ancora Teramo vicino al vantaggio, l'occasione ancora di Sansovini, in pratica fino a questo momento è stato solo l'ex pescarese a rendersi pericoloso, si è girato con una Veronica proprio dal limite dell'area di rigore, ha concluso mandando il pallone ancora una volta di poco fuori, dunque sono 40, quasi 44 minuti di gioco, punteggio che resta sullo 0-0, ma Teramo vicino al vantaggio proprio nei secondi finali della prima frazione di gioco. Sono 43:15 sul nostro cronometro, dunque 44esimo in corso. Ora c'è però un calcio di punizione per la maceratese, c'è stato un fallo subito da Quadri, è proprio Quadri che si incarica della battuta, il servizio sulla sinistra per Sabato, il cross di Sabato in area di rigore, il tentativo di Colombia, ancora palla per la formazione di casa, siamo in area di rigore del Teramo, filtra il pallone, il rinvio di Ilari, poi perfeziona un altro rinvio Sales, ma c'è ancora un fallo commesso questa volta da Petrella ai danni di un avversario e c'è il fischio del direttore di gara pisano Lorenzo Bertani che va a comandare un calcio di punizione in favore della maceratese quando siamo giunti al 45esimo, perché tocchiamo i 44 minuti e 5 secondi e dunque ci sarà sicuramente il tempo per la battuta di questo calcio di punizione. Siamo comunque piuttosto lontani, almeno 27-28 metri dalla porta, difesa da Antonio Narciso. Dicevo, ci sarà comunque il tempo per la battuta di questo calcio di punizione. Sul pallone c'è Alberto Quadri, che è il capitano della maceratese. Vedremo se tenterà la battuta diretta in porta o lo spiovente all'interno dell'area di rigore o al limite dell'area di rigore, dove ci sono diversi suoi compagni come giocatori del Teramo. Ci sono le proteste però dei giocatori della formazione ospite, bisogna attendere tra l'altro il fischio del direttore di gara, la battuta di Quadri, pallone in area di rigore, telefonata, la conclusione di Quadri, sfera che termina fra le braccia del portiere Antonio Narciso che effettua il rinvio corto, il pallone per Sales, si porta in avanti Sales, osserva lo schieramento dei compagni, il lancio troppo lungo per Barbuti che viene anticipato mentre scocca il 45esimo, un minuto di recupero viene segnalato, dunque gara che si concluderà tra 50 secondi perché siamo giunti al 45esimo e 10 di questo primo tempo, mentre il pallone è controllato dalla formazione ospite, il Teramo che nella propria metà campo scambia il pallone, Speranza, il servizio sulla destra per Sales, si porta in avanti Sales, forse l'ultima occasione, anzi sicuramente l'ultima occasione a disposizione eventualmente per il Teramo, ma il pallone viene servito all'indietro per Narciso che deve affrettare il rinvio, sbaglia il rinvio Narciso, recupera il pallone la formazione di casa, ancora la maceratese in avanti, c'è questo tiro strozzato di un giocatore in maglia biancorossa, si tratta del numero 9 Colombi, con il pallone controllato da Narciso che ha già rimesso il pallone in gioco, ma mancano 8 secondi al termine del primo tempo, il pallone viene lanciato sul settore di destra per Petrella, ancora Petrella si accentra, poi non riesce, il servizio per Barbuti, arriva il duplice fischio del signor Lorenzo Bertani di Pisa che comanda la fine delle ostilità per il primo tempo dopo 46 minuti di gioco, 0-0 fra maceratese e Teramo, meglio il Teramo in generale, ma nel finale proprio pochi minuti fa al 42esimo c'è stata una ghiottissima occasione per Colombi che in area di rigore è riuscito a sbagliare un gol abbastanza facile mandando il pallone sopra la traversa, un solo ammonito, si tratta di Sabato, il terzino sinistro della maceratese ammonito per simulazione, squadre che stanno rientrando negli spogliatoi, per il momento è tutto, Andrea, linea che può tornare a te allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, sono finiti i primi tempi delle gare delle 16:30, allora andiamo a vedere i parziali. Feralpi-Salò, Reggiana 1-3, le reti di Guidone, pareggio di Guerra, poi Cesarini su rigore, ancora Guidone, ma Reggiana in 10 uomini perché al 44esimo è stato espulso Carlini, dunque vantaggio di 2 gol per la Reggiana, ma anche svantaggio di un uomo
sarà così per la ripresa. Poi finali anche di primo tempo anche a Gubbio e Macerata, Gubbio Venezia 0-0, Maceratese Teramo 0-0 e finale a San Benedetto, San Benedettese Sant'Arcangelo 2-3. Questo è quanto, noi ci possiamo fermare, torneremo in collegamento con Diretta Stadio tra poco più di 10 minuti per il secondo tempo di Maceratese Teramo, ma vi proporremo anche le conferenze di Zeman e Spalletti, conferenza prepartita di Pescara Roma, il posticipo di Serie A di domani sera. A tra poco. E la terza e ultima parte di Diretta Stadio, che sarà incentrata sul secondo tempo di Maceratese Teramo, ma anche sul prepartita di Pescara Roma, perché tra poco vi proporremo la conferenza stampa integrale di Zdenek Zeman, l'allenatore del Pescara, che è chiaramente al centro dell'attenzione, anche perché per lui non è una gara come tutte le altre, che ne possa dire lui stesso, visto che a Roma ha vissuto due parentesi importanti da allenatore, visto che lui vive a Roma. Però è iniziato il secondo tempo a Macerata, allora andiamo per tre minuti da Paolo Renzetti per seguire insieme le fasi iniziali del secondo tempo. Paolo. 45 secondi di gioco nella ripresa, 0-0 il punteggio con cui è iniziata questa seconda frazione. Attacca la formazione di casa ora dalla sinistra alla destra della nostra postazione, un pallone in area di rigore con il tiro, la conclusione del numero 15 Allegretti, murata dalla difesa del Teramo. E ancora la Maceratese che ha recuperato il pallone, ha iniziato con il piede pigiato sull'acceleratore la squadra di Giunti, ancora un servizio per Turchetta, siamo sulla tre quarti di campo del Teramo, ancora Turchetta termina a terra, subisce fallo secondo il direttore di gara e c'è il calcio di punizione in favore del Teramo. È stato Amadio a andare a commettere fallo, azione fallosa ai danni del numero 10 Turchetta della formazione di casa, e dunque ci sarà il calcio di punizione in favore della formazione biancorossa. Non ci sono state sostituzioni in questa ripresa, dunque gli stessi schieramenti del primo tempo, 4-3-1-2 per la Maceratese con Forte in porta, Ventola, Marchetti, Gattari e Sabato in difesa, Malaccari, Quadri e De Grazia a centrocampo, Turchetta il giocatore che ha subito fallo poco fa sulla tre quarti, Colombia, Allegretti di punta, Teramo risponde 4-4-2, Narciso in porta, Sale, Scaidi, Speranza e Carcalis in difesa, Petrella, Ilaria, Madio, Di Paolo Antonio a centrocampo, Barbuti e Sansovini in avanti, battuta la punizione dalla formazione di casa, pallone direttamente sul fondo, è stato proprio Allegretti a concludere con la sfera che è terminata lontano dalla porta, difesa dall'estremo difensore marchigiano Francesco Forte. Tre minuti di gioco a Macerata all'Elvia Recina, 0-0 tra Macerata e Teramo. A te Andrea. Grazie a Paolo Renzetti. Peraltro avviso Paolo che noi stiamo per mandare in onda la conferenza di Zeman. In caso di gol chiaramente interromperemo la conferenza e andremo da Paolo per l'eventuale racconto. Altrimenti poi ci ritroveremo dopo la conferenza che vi stiamo per proporre. Peraltro vi dico anche che sono stati convocati da Zeman, è stata diramata oggi la lista dei convocati, una lista nella quale mancano i soliti, ecco qui subito pronto, ma
Maurizio da qui in regia che ci mostra la lista dei convocati. Mancano ovviamente Pepe, che da poco rientrato dal viaggio in Cina con il presidente Sebastiani, presidente che oggi era al Poggio per seguire la seduta di rifinitura dei biancazzurri. Dunque manca Pepe, manca Girardino, mancano anche i difensori Stendardo, Campagnaro e Vitturini, manca anche l'argentino Cubas. Peraltro Girardino oggi era presente al Poggio, si è allenato a parte, molti curiosi hanno anche assistito a questo allenamento di Girardino in un campo adiacente a quello dove il Pescara ha svolto la seduta di rifinitura. Per quanto riguarda la formazione che Zeman sceglierà domani, stiamo per ascoltarlo, non ha dato la formazione, non ha dato indicazioni, ha detto la formazione la scoprirete domani, ma insomma Caprari che si era fermato ieri per un principio di lombalgia è regolarmente convocato, dunque sarà in campo con Baebek e Benali in attacco. Potrebbe esserci a centrocampo la novità del ritorno tra i titolari di un ex come Valerio Verre, nel caso turno di riposo per il gioiellino Koulibaly. In difesa toccherà a Bovo e Coda. Allora ascoltiamo la conferenza stampa di Zeman e poi ci ritroviamo per tornare a Macerata. Voi volete la formazione o sapete che sì, lo saprete domani? Però Verre come l'ha visto? Come sempre. Verre ho visto come sempre, ho visto. Non cambia mai. Sarà una vigilia normale, serena come le altre, o giocare con la Roma significa qualcosa in più, a livello emotivo. Per chi? Per lei. No, per me è una partita come l'altra, certo che la partita che viene dopo la Juventus è praticamente ci sono gli stessi stimoli da parte mia, cercare di fare buona figura. Mister, lei fondamentalmente è ancora affezionato alla Roma, diciamo, quindi domani comunque potrebbe anche... A parte che c'è amici alla Roma, amici alla Lazio, quindi visto che ci vivo da 25 anni. Però corre il rischio di poter fare scommetto perché la Roma sta lottando per il secondo posto del Napoli, però con il calendario in teoria avrebbe facile soltanto la partita di domani, poi le altre sono un po' più difficili rispetto a noi. Va bene, noi speriamo che diventa difficile anche quella di domani. Come rendere la partita difficile, mister? Questa settimana come l'ha preparata e come stimolare anche i ragazzi ad affrontare, oppure si stimolano da soli comunque affrontando una grande squadra come la Roma? Ma io spero che i giocatori hanno la voglia di dimostrare contro la grande squadra che sanno anche loro qualche cosa, poi come affrontarlo non è facile. Ma io spero che ci riesce bene in fase difensiva. Ma Zeman si vedrebbe bene con questa Roma? È una squadra secondo lei che potrebbe essere anche allenata da lei? Ma io penso che la Roma può essere allenata da chiunque, visto valore dei giocatori. Tanto si è detto e tanto si è scritto del suo rapporto con Totti, volevo sapere oggi com'è e se all'epoca dell'ultima sua militanza a Roma si aspettava magari un appoggio diverso nel periodo critico. No, a parte che il mio rapporto lo stimo sempre, ci sentiamo ogni tanto, quindi il rapporto rimane sempre buono. Poi il discorso che di sentirsi appoggio, lui forse potrà dare appoggio a qualcuno quando diventerà dirigente, da giocatore, non ha influenza. E questa settimana l'ha sentito? No, io con i nemici non parlo in settimana. Buongiorno mister, le chiedo se
dovessero, quando parlerà ai ragazzi, chiedere magari dove colpire la Roma, lei dove vede un punto debole, un punto della Roma si può colpire? Per me non ce l'ha, nel senso che, a parte che non so con che formazione si presenta, però c'è poco da fare, dobbiamo cercare di obbligare a fargli qualche errore, quello possiamo fare solo noi. Il derby di domenica prossima, un derby più difficile per la Roma o più difficile per la Lazio? No, è difficile per tutte e due. Poi la Lazio si ricorda ultimo derby, positivo, e penso che riproporrà lo stesso schieramento, lo stesso atteggiamento. Mister, buongiorno. Volevo chiedere se invece ci parlava di De Rossi, perché questi giorni ho scritto tanti, abbiamo letto tante cose dall'ultima volta che resta della Roma, di questo mancato feeling con De Rossi, cosa pensa lei del giocatore, che cosa eventualmente non ha funzionato in quella stagione, nell'ultima stagione sua. Ma anche lì sto discorso di mancato feeling, non c'è stato mancato feeling, io mi aspettavo da lui alcune cose che lui non è riuscito a fare in quel campionato, non so se più per problemi sul campo o per problemi fuori campo, non l'ho mai saputo, però sicuramente non ha reso da quello che si aspettava. Poi volevo chiedere un'altra cosa, così un po' anche per scherzare, visto che Totti non ha ancora deciso bene che fare del proprio futuro, magari per la stima che ha per lei, l'anno prossimo potrebbe anche chiudere a pescare in Serie B, non so se domani sera glielo vorrebbe fuori. Non potrebbe, per me lui è uno di Roma e non tradisce mai la sua squadra. Quanto può stare ancora Totti alla Roma e al calcio italiano? Se non lei ha finito, ha esaurito la sua carriera, può ancora dare tanto alla Roma e al calcio italiano? Vabbè, io lo conosco, per me, ripeto, Concetto, per me è stato il più grande giocatore che ho avuto, che ho visto da vicino. E quindi secondo me se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Io capisco che la situazione di oggi ci può levare la voglia, però lui ama pallone, ama calcio, e quindi se la sente è giusto che continua, se non se la sente. Ma la situazione di oggi a livello generale nel mondo del calcio o riferito alla Roma e alla nuova società? Alla Roma, visto che lui gioca a Naro. Ma è sempre lì, io l'ho fatto spesso contro le squadre che ritenevo più forti. Di solito poi noi giochiamo contro 4-5-1, quell'uno davanti mi servirebbe più per marcare in fase difensiva mediano loro, regista loro. E, esatto. E quindi considerate che la Roma è forte, quanto la Juve, domani che ci dobbiamo aspettare? No, aspettatevi una partita. Aspettatevi una partita. Io ripeto, io spesso gioco. Attenzione, dovrebbe aver segnato il Teramo. Ci arrivano queste segnalazioni. Paolo. Sì, vediamo il gol se è stato convalidato. Speranza ha messo il pallone in rete. Ci sono le proteste. No, è stato annullato. È stato annullato il gol del Teramo. Inizialmente il direttore di gara Andrea aveva convalidato la rete. Poi c'è stato un conciliabolo con il suo assistente e c'è stato l'annullamento del gol. Era stato Speranza con un tiro al volo dall'interno dell'area di rigore a mettere alle spalle del portiere Forte. Inizialmente l'arbitro era corso verso il centrocampo,
poi ci ha ripensato e dunque è stato annullato il gol e dunque resta il punteggio quando siamo giunti al 14° minuto, punteggio di parità, Maceratese 0 Teramo 0, annullato un gol a Speranza, proteste. Paolo, ma si è capito se l'annullamento è dovuto a fuorigioco, a una posizione di fuorigioco o a un fallo in area di rigore, non certo di Speranza che era tutto solo? No, io credo da quello che siamo riusciti a capire anche qui con i colleghi, credo si sia trattato di fuorigioco perché non c'era stata a nostro avviso anche azione allora, se fallosa. Fosse fuorigioco, allora Paolo, noi tra poco rivediamo, se fosse fuorigioco ci sembra di dire una decisione fuori luogo, anche se effettivamente noi non vediamo Speranza al momento, nel momento in cui viene calciata la punizione, ma ci pare difficile immaginare che Speranza fosse nettamente al di là della linea difensiva. Abbiamo visto però, Paolo, due giocatori a terra, in particolare uno della Maceratese, a terra a centroarea mentre la palla arrivava verso Speranza. Però se la segnalazione arriva dall'assistente forse è fuori gioco. Guarda, noi stavamo vedendo l'arbitro correre già verso il centrocampo e stavano festeggiando i giocatori del Ti confermo. Però sì. Ti confermo che l'arbitro aveva dato il gol, dopodiché esatto, ha alzato quindi il braccio guardando sì, l'assistente, evidentemente l'assistente avrà rilevato una posizione di fuorigioco come tu ci hai riferito, però insomma non sembrava esserci quella sensazione. Peraltro Speranza aveva realizzato un gol bellissimo, un sinistro sì, al volo di prima intenzione, un gol da grandissimo attaccante, lui che fa il difensore, era un gol davvero straordinario di Speranza, vanificato da questa segnalazione. Va bene Paolo. Sì, allora sì, linea a voi per la conclusione, credo, della conferenza stampa di Zeman, poi torneremo qui da Macerata. Perfetto, grazie a Paolo Renzetti. Dunque si resta sullo 0-0 all'Elvia Recina di Macerata, vanificato il gran gol di Speranza. Possiamo riprendere dunque con la conferenza di Zeman. Una partita, io ripeto, io spesso giocavo con tipo 4-5-1 contro queste squadre, che poi il problema di ripartire, di mettere in difficoltà la difesa partendo da più lontano. Dopo qualche settimana insomma qui ha lavorato con la squadra, ha capito insomma potevano essere i giocatori adatti, ecco adesso lei in percentuale quanto sente su questa squadra? 10%, 20%, al 100%? Ma io non voglio fare i percentuali, io dico non è mia squadra costruita, quindi sono io che mi devo adattare e anche loro si devono adattare a me, vedendo calcio un po' diverso da parte mia e da parte loro. Mister, tornando un attimo alla partita con la Juve, come ho scritto anche sul mio giornale, non ha demeritato affatto, forse non meritava nemmeno tanto la sconfitta contro la Juve. La partita di domani contro la Roma, lei pensa che può migliorare soprattutto la fase di impostazione dell'attacco per cercare di far male alla Roma e quindi magari dare un risultato positivo? Oppure è difficile insomma? Io lo spero, perché noi in fase offensiva abbiamo fatto poco, a parte la prima partita con Genoa. Il discorso è che magari con la Juve abbiamo giocato tre palloni dentro area avversaria. Noi ci alleniamo, io mi sforzo di mandarli dentro area, ma io ho attaccanti che ci piace più costruire che attaccare la porta. Questo è per il prossimo anno, quanti giocatori secondo me che hai rosa adesso, ci saranno anche l'anno prossimo, potrà portare il PlayStation? Viaggio individuale e quali? Ne parliamo più tardi, dopo. Oggi è presto, perché i movimenti di mercato non dipendono sempre dai allenatori. Va bene.
però mister, questi nelle ultime settimane diversi giocatori della squadra attuale, anche alcuni più esperti, stanno ribadendo un concetto, che si trovano bene con lei, che sarebbero contenti di restare anche in B, soprattutto quelli che hanno comunque un contratto, magari un po' lo fanno per difendere la loro posizione, fanno dei sindacalisti di loro stessi, prendono il contratto, però magari hanno anche stimoli di rimettersi in discussione con lei l'estate prossima. È bella domanda, bisogna vedere, magari lo dicono perché lo devono dire, perché se uno diceva me ne voleva andare già si è tagliato da solo, no? E io li devo sfruttare fino alla fine, per noi, dall'altra parte si trovano bene loro, mi vorrei trovare bene anch'io, però il suo pensiero, il suo ricordo, se l'aveva conosciuto? No, personalmente no, ma l'ho seguito, ho visto anche quando ha vinto l'ultima tappa, 3 giorni prima, era un ragazzo, anche da quello che ho sentito, molto bravo, che poi ragazzo a 38 anni si dice, peccato, però il ciclismo c'ha questi pericoli, io li affronto ogni giorno su lungomare. Perché c'è pista ciclabile, ma ciclisti vanno mezzo alle macchine, poi quando butto uno giù. Queste dunque le parole di Zeman, sollecitato anche sulla tragedia avvenuta ieri, la morte di Michele Scarponi. Peraltro ha parlato in più di una circostanza di Francesco Totti, Zeman, nel corso della conferenza stampa. Ebbene, Francesco Totti non sarà della partita, non è stato convocato, contusione all'aluce del piede sinistro, dunque fuori causa lui al pari del lungo degente Florenzi. Dunque Totti non sarà domani all'Adriatico Cornacchia di Pescara, la Roma che è già in viaggio per Pescara. Sentiremo più tardi le parole di Spalletti, però torniamo da Paolo Renzetti, anche dalle cronache che leggiamo confermiamo la versione di Paolo, cioè l'annullamento del gol del Teramo, l'annullamento del gol di Speranza per fuorigioco. A te Paolo per altri 4 minuti. Sono 21 i minuti di gioco nel corso della ripresa all'Elvia Recina, si viaggia sempre sul risultato di parità d'occhiali, Maceratese 0, Teramo 0, ci sono state 2 sostituzioni nel periodo non collegato, la prima in casa teramana con l'ingresso in campo di Carraro al posto di Petrella, attenzione il Teramo in avanti, ma c'è un fallo commesso ai danni di Marchetti, azione fallosa di Sansovini, calcio di punizione per la Maceratese, Maceratese che poco dopo ha operato la prima sostituzione, è uscito Colombi che si era divorato un gran gol sul finire del primo tempo tutto solo davanti a Narciso ed è entrato in campo con la maglia numero 16 Palmieri che aveva deciso, correggimi se sbaglio Andrea, la gara di andata giocata sì. In Teramana. Attenzione perché c'è ancora la Maceratese in avanti, pallone in area di rigore, il controllo di Palmieri, siamo proprio al limite, Palmieri è costretto ad allargarsi a servire un compagno, ancora la squadra di Giunti che manovra ora sulla tre quarti di campo con Quadri, il lancio in avanti troppo corto per Allegretti, può rinviare il Teramo, ripartire in avanti la squadra in maglia grigia, perde però il pallone Ilaria, ancora dunque la squadra di casa in possesso di palla sempre con Quadri, il servizio sul settore di sinistra per Sabato che allarga per Malaccari, ancora la Maceratese in avanti, termina a terra il giocatore in maglia biancorossa, c'è ancora il fischio del direttore di gara Lorenzo Bertani di Pisa che va a comandare un calcio di punizione per la squadra allenata da Federico Giunti, il cronometro dice 22 minuti nel corso di questa ripresa, dunque siamo anzi 23esimo proprio in quest'istante, dunque abbiamo superato da qualche secondo la metà di questa ripresa, sempre 0-0 all'Elvia Recina di fronte a circa 600 spettatori tra Maceratese e Teramo, ricordiamo i tifosi del Teramo sono arrivati altri, ne sono arrivati altri poco prima dell'inizio della gara, ora siamo intorno alle 120-130 unità, calcio di punizione per la squadra di casa e Quadri come sempre sul pallone, ci sarà questo spiovente in area di rigore, conclusione con una deviazione di un giocatore in maglia grigia e poi perfeziona il rinvio di Paolo Antonio con la sfera che termina
sul fondo, perché l'ultimo tocco è stato di un giocatore in maglia biancorossa. Dunque si riparte con una rimessa affidata al portiere del Teramo, Antonio Narciso. Quando siamo giunti al 24esimo minuto in quest'istante di questa ripresa, sempre 0-0 fra Maceratese e Teramo. A proposito di Narciso, nessun intervento di rilievo per l'estremo teramano, perde però il pallone la squadra ospite, riparte in avanti il tiro della Maceratese con De Grazia che sfiora il vantaggio, pallone che sfiora il palo e dunque dopo un errore a centrocampo del Teramo c'è stato questo contropiede della formazione ospite con De Grazia che è andato al tiro e con il pallone che è terminato di pochissimo al lato, pericolosa la formazione di casa. Quando siamo giunti al minuto numero 24 di questo secondo tempo, ribadiamo il parziale, mentre ancora in avanti la squadra di Giunti con il Teramo che però ora recupera il pallone con Speranza, il servizio sul settore di sinistra per Di Paolo Antonio, il lancio poi per Barbuti, Barbuti entra in area di rigore, posizione defilata, ancora Barbuti controlla il pallone, è costretto a dare l'indietro, poi il cross di Di Paolo Antonio in una zona dell'area di rigore dove non ci sono giocatori del Teramo e poi il tocco di testa di Ilari con il pallone che termina in fallo laterale, rimessa per la Maceratese, 25esimo a Macerata, 0-0 tra Maceratese e Teramo. A te la linea, Andrea. Grazie Paolo, vediamo la schermata della Lega Pro perché la Reggiana ha di fatto chiuso la partita a Salò, benché in 10 uomini per l'espulsione di Carlini al 44esimo del primo tempo. Nella ripresa ha trovato con Rozio, il difensore ex Pisa, la quarta rete, la Reggiana di Menichini. Dunque Ferralpi Salò 1, Reggiana 4, sempre sullo 0-0 Maceratese Teramo, ma anche Gubbio Venezia. Detto questo, possiamo ora ascoltare anche le parole dell'allenatore della Roma, Luciano Spalletti. Come vi ho detto in precedenza, non è stato convocato Francesco Totti. Spalletti che ha parlato anche di Pescara, chiaramente, in questo immediato prepartita. Peraltro, quando ha parlato Spalletti, non si era ancora materializzato il 2-2 tra Sassuolo e Napoli. Un risultato questo che sicuramente conforta la squadra di Spalletti, che domani sera ha l'opportunità di riallungare e di quasi blindare il secondo posto, anche in vista di una gara molto difficile la prossima. Ci sarà infatti il derby della capitale con la Lazio. Allora ascoltiamo le parole di Spalletti, poi tra circa 3 minuti torniamo per diretta stadio. Le insidie sono molte, prima di tutto perché non esiste mai una squadra che parte male e finisce malissimo avendo poi sempre gli stessi risultati. Si vedono che ci sono dei momenti dove il grafico cambia notevolmente, dove poi vengono fatte delle prestazioni importanti e dei risultati anche che nessuno si aspettava, come è successo anche nelle ultime domeniche. E poi c'è una valutazione obiettiva di quelli che hai davanti, della squadra che hai davanti. Il Pescara secondo me è una buona squadra in generale, è una squadra che ha passato anche dei buoni periodi non facendo risultato, la stessa cosa la dicevamo dell'Empoli. L'Empoli perde sempre, però gli si vedeva quel target di squadra, quel timbro, quel modo di stare dentro che era un lavoro quotidiano dell'allenatore in cui loro credevano perché lo eseguivano bene. Poi il risultato non gli dava merito per quello che era la qualità del lavoro, però poi sono stati premiati, si è visto il Crotone che è stato premiato e via dicendo. Pescara, diversi ex, Zeman ora ultimamente mi sembra che abbia anche modificato qualcosa del suo modo di fare in queste ultime partite, l'ho vista meno sbarazzina come squadra, ha tentato di apportare delle modifiche perché ritornano bassi, fanno queste vampate di contropiede, di ripartenza forte,
però non sta di là alla metà campo, 90 minuti lasciando campo alle spalle della linea difensiva. Ecco, diciamo, fra le cose che aveva dato a vedere, ha mantenuto un po' il meglio e ha cercato di apportare modifiche a quello che gli creava più difficoltà. Per cui le insidie ci sono sempre. La partita d'andata, io me la ricordo bene, abbiamo fatto una fatica enorme, poi siamo stati bravi e abbiamo usato probabilmente la migliore qualità di alcuni nostri calciatori, però è stata complessivamente una gara molto, molto articolata, ecco. Abbiamo ascoltato anche le parole di Spalletti, che ha ricordato anche la partita d'andata, vinta non senza qualche difficoltà dalla Roma contro un Pescara che soprattutto nel secondo tempo diede battaglia, andò in gol con Memusciai, con l'ex Caprari che esultò, e in settimana ha dichiarato Caprari di essere pronto ad esultare nuovamente in caso di gol contro la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio nel quale si è formato attraverso tutta la trafila delle giovanili. Torniamo a Macerata da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, c'è un calcio di punizione, Andrea, in favore del Teramo, ma abbiamo superato la mezz'ora di gioco. Pochi istanti fa c'è stata una buona opportunità per De Grazia in mezza rovesciata in area di rigore del Teramo, con il pallone che è terminato al lato. Ora c'è però questo calcio di punizione in favore della squadra allenata da Ugolotti. Siamo quasi a ridosso, poco più avanti, direi 6-7 metri più avanti della panchina della formazione teramana. Sul pallone vediamo, dovrebbe esserci Di Paolo Antonio, che sarà incaricato di battere questa punizione. Pallone in area di rigore, colpo di testa di Ilari, impatta con il pallone il giocatore del Teramo, sfera che termina però sopra la porta, difesa dal portiere marchigiano Forte, mentre nel Teramo è pronta la seconda sostituzione. Vediamo che sta per entrare in campo, esce con la maglia numero 7 Di Paolo Antonio. Vediamo, perché siamo contro sole, chi è il giocatore che entra in campo. Esce sicuramente Di Paolo Antonio con la maglia numero 7. Vediamo, appena si girerà verso la tribuna, il maglia numero 17 per il giocatore del Teramo. Si tratta di Yuri Masocco, che aveva perso il ballottaggio con Petrella per sostituire Spighi. Dunque in campo Masocco per questi restanti minuti della gara, quando siamo giunti al 31esimo, quasi 32 minuti di gioco all'Elvia Recina. Il parziale è sempre quello di inizio gara, 0-0 tra Maceratese e Teramo. Ricordiamo che al Teramo è stato annullato un gol a Speranza per dubbia posizione di fuori gioco, e dunque bisognerà rivedere bene questa azione in televisione per capire se effettivamente era terminato in posizione di offside il difensore e capitano della formazione teramana. Teramo che ha recuperato un pallone con Amadio a centrocampo, tocca la sfera Masocco proprio in questo istante, poi c'è un fallo commesso proprio da Masocco ai danni di un giocatore della Maceratese che era andato in contrasto. Si tratta del numero 19 Malaccari, e dunque c'è il calcio di punizione assegnato dal direttore di gara Lorenzo Bertani di Pisa in favore della Maceratese. Dunque seconda sostituzione in casa teramana, Masocco in campo al posto di Di Paolo Antonio. In precedenza Carraro aveva preso il posto di Petrella. Una sostituzione anche in casa marchigiana, con l'ingresso in campo di Palmieri per Colombi. Palmieri che, ricordiamo, aveva deciso la gara d'andata con il suo gol che aveva regalato la vittoria alla formazione marchigiana. Fasi di gioco confusi a centrocampo con il pallone recuperato da Quadri, poi il servizio all'indietro per Marchetti che spazza in avanti dove non riesce a toccare il pallone Allegretti, ed è il Teramo che ha recuperato, si porta in avanti la squadra di Ugolotti sul settore di destra con Sales. Il servizio sbagliato però per Sansovini,
Sansovini che poi è andato a recuperare nuovamente un pallone, questo campalino in avanti troppo lungo per Barbuti, con il controllo del portiere Francesco Forte della Maceratese, che ha già rimesso il pallone in gioco. Fasi finali di questa partita, perché siamo giunti al 34esimo nel corso della ripresa, dunque 11 minuti più recupero all'Elvia Recina di Macerata, sempre 0-0 tra Maceratese e Teramo. E ora c'è un calcio di punizione per la squadra di casa. A te la linea, Andrea. Grazie Paolo, ma torniamo tra pochissimo da te. Prima di ricapitolare i risultati di Serie D di questo pomeriggio, andiamo a vedere i gol della gara del Mariani Pavone di Pineto, la vittoria del Monticelli 3-1 appunto contro il Pineto. Qui siamo verso la fine del primo tempo, gran gol di Iotti, una traiettoria davvero strana che inganna l'estremo difensore del Pineto. Ad inizio di ripresa c'è il pareggio del Pineto con il colpo di testa di Marco Pomante, 1-1 dunque tra Pineto e Monticelli in questo momento, ma il Monticelli poi si riprende il vantaggio al termine di questa azione confusa in area di rigore. La girata risolutiva è di Leon Giovannini, il giocatore scuola Ascoli, per l'1-2, e poi nel finale in pieno recupero arriva anche il gol dell'1-3 della compagine ascolana, la firma è di Negro, e dunque con questo gol Monticelli chiude la partita, sale a quota 44 punti, anche se poi questa vittoria è stata in parte neutralizzata dal successo della San Maurese, altrimenti Monticelli poteva essere al quinto posto. Vero è anche che nel finale ha vinto anche l'Agnonese. E infatti andiamo a vedere i risultati e le classifiche dei due gironi di Serie D, prima di dare la linea fino alla fine della partita a Paolo Renzetti. Rifacciamo il punto della situazione: Agnonese Vispesaro 2-1, Alfonsine San Marino 0-0, Campobasso Recanatese 1-1, Castelfidardo Civitanovese 3-1, Pineto Monticelli 1-3, Romagna Centro Matelica 1-3, San Nicolo Vastese 3-1, San Maurese Fermana 3-2. Andiamo a vedere la classifica: Fermana 64 punti, già promossa in Lega Pro, Matelica 57 che difende il secondo posto dall'attacco del San Nicolò, che resta terzo a quota 54 punti, anzi possiamo dire che San Nicolò chiuderà almeno al terzo posto, sotto non può andare perché matematicamente, lo vedete, il San Nicolò ha 7 punti di vantaggio su Vispesaro e San Maurese quando mancano 2 giornate alla fine del campionato. Poi Agnonese 45, Monticelli 44, Vastese 42, San Marino 41, Jesina 39, Romagna Centro 38, Campobasso 38, Pineto 36, Alfonsine 30, Castelfidardo 25, Recanatese 24, Civitanovese retrocesse in eccellenza 17 punti. Peraltro facciamo notare come Alfonsine e Castelfidardo devono giocare una sola partita, perché hanno il calendario imporrebbe il turno con il Chieti e quindi sarà turno di riposo, di conseguenza queste due squadre avranno una sola partita a disposizione, mentre la Recanatese ad esempio, che anche lei in lotta nella zona playout, avrà due partite a disposizione. Vediamo ora il girone G di Serie D. Arzachena Vezzano 2-1, Città di Castello San Sepolcro 2-1, Foligno Trestina Tavolino 0-3, L'Aquila Sant'Eodoro 4-0, Lanusei Albalonga 2-2, Monterosi Latte Dolce Sassari 3-0, Ostiamare Nuorese 4-1, Rieti Muravera 0-0, Torres Flaminia 0-1. Possiamo vedere la classifica: in testa resta l'Arzachena con 68 punti, poi Monterossi 67, Rieti 65, Ostiamare 63, L'Aquila 60, Nuorese 58, Albalonga 55, Avezzano e San Sepolcro 43, Trestina e Flaminia 42, Lanusei 41, Latte Dolce 37, Sant'Eodoro 28, Muravera 24, Torres 22, Città di Castello 21 punti. Rientriamo e annotiamo il secondo gol della Feralpi Salò, che ora è sotto 2-4 con la Reggiana, a segno Ferretti al 79esimo, sempre sullo 0-0 Gubbio Venezia e Maceratese Teramo. Allora, linea fino alla fine della partita, Paolo Renzetti dallo stadio Elvia Recina di Macerata.
Sì, grazie Andrea, mi dai la linea mentre c'è la terza sostituzione in casa Teramo, esce con la maglia numero 16 Amadio, vediamo chi è entrato sul terreno di gioco, c'è questo sole che ovviamente non ci permette, maglia numero 26 per il giocatore Baccolo, Baccolo in campo al posto di Amadio, dunque terza sostituzione in casa del Teramo, dunque ha esaurito tutti i campi. Paolo, il tecnico dovrebbe essere uscito Ilari. Vediamo, vediamo un attimo se... Sì, esatto, 6. Scusami, sono entrambi pelati, tra l'altro il 6 e l'8 a distanza si confondono e dunque hai fatto bene ovviamente a correggermi perché non è uscito Amadio ma è uscito Ilari, maglia numero 16, dicevo ha esaurito tutte e tre le sostituzioni il tecnico Ugolotti, vedremo se questi cambi riusciranno a regalare al Teramo una vittoria che sarebbe fondamentale per le speranze di salvezza diretta, ma siamo ancora sullo 0-0 quando il cronometro continua a correre, siamo infatti giunti quasi al 40° di questa ripresa, 38:55, dunque quasi 39° e 40° sul cronometro, ci sarà da recuperare qualcosa ma non tantissimo perché è vero che ci sono state quattro sostituzioni e ora sta per arrivare la quinta, ma è altrettanto vero che non ci sono state molte interruzioni di gioco, dunque vediamo la sostituzione in casa della formazione marchigiana perché viene operato il secondo cambio nella formazione in maglia biancorossa, esce Malaccari con la maglia numero 19 ed entra Franchini con la maglia numero 23, dunque seconda sostituzione questa volta in casa marchigiana con Giunti che ha ancora un cambio a sua disposizione, dunque 40° già in corso, quasi 41 minuti di gioco qui all'Elvia Recina, sempre 0-0 fra Maceratese e Teramo, non è stata fino a questo momento, lo possiamo dire in assoluto, una gara entusiasmante, molto equilibrio, si è fatto preferire l'11 ospite almeno per le conclusioni verso la porta l'avversario, attenzione però perché ora è la Maceratese in avanti, c'è questo pallone in area di rigore che viene spazzato da Masocco, ma ancora la Maceratese che manovra sulla tre quarti, un lancio in area di rigore, poi un tiro pasticciato, se così lo si può definire, di un giocatore in maglia biancorossa, proprio Franchini l'ultimo entrato con la sfera che viene controllata senza problemi da Narciso che ha già rimesso il pallone in gioco con il Teramo che cercherà in questi minuti finali di segnare un gol che sarebbe pesantissimo per portare ai fini della classifica, per portare a casa un successo importante in questo finale di campionato. Intanto Amadio che scambia con un compagno, si porta in avanti la squadra in maglia grigia ma c'è un fallo commesso dal neo entrato Baccolo ai danni di un avversario, c'è il fischio del direttore di gara che va a comandare un calcio di punizione in favore questa volta della Maceratese tanto che, Paolo perdonami, terzo gol della Feralpi Salò che dunque potrebbe fare una clamorosa rimonta, Feralpi Salò 3 Reggiana 4, a te. Sì, poi dunque andremo tra poco in commento ma c'è ancora da seguire questa partita per gli ultimi 3 minuti e mezzo più recupero, crediamo che il recupero non possa superare per quello che abbiamo visto i 3 minuti, dunque 3 minuti da giocare, poco più eventuali 3 minuti, al massimo 4 di recupero a disposizione delle due squadre per trovare la vittoria con la Maceratese che ora attacca sul settore di destra proprio con Palmieri, due avversari su di lui, perde il pallone, sfera riconquistata dal Teramo con Speranza che scambia con un compagno, a squadra di Ugolotti che va a guadagnare anche una rimessa laterale, siamo nella metà campo della formazione in maglia grigia, c'è questo rilancio in avanti di Amadio per Sansovini che non riesce a mettere in gioco Barbuti, si è visto poco l'ex giocatore del Lumezzane, dalla parte opposta ora c'è un fallo commesso da Allegretti ai danni di un difensore del Teramo, si trattava di Caidi, calcio di punizione per la formazione abruzzese, dicevo si è visto poco Barbuti, si è visto molto di più Sansovini che ha avuto
anche se non occasioni pulitissime per segnare il gol del vantaggio, si è visto con delle conclusioni dalla media distanza, con il pallone che però non è terminato nello specchio della porta. Difesa da Narciso, attacca ora il Teramo, la formazione in maglia grigia in possesso di palla con Baccolo, servizio per Sansovini in area di rigore, non riesce il servizio per Masocco, ma c'è però una deviazione e dunque si ripartirà e si riprenderà con un calcio d'angolo in favore del Teramo. 4-3 il computo dei calci d'angolo in favore della formazione abruzzese. Carraro che si incarica della battuta di questo calcio d'angolo quando siamo giunti al minuto numero 44 di questa ripresa, dunque un minuto e 45 secondi al termine, più recupero, calcio d'angolo per il Teramo e Carraro sulla bandierina, pallone che arriva in area di rigore, il colpo di testa di un difensore della formazione di casa, si tratta di Quadri che spedisce ancora il pallone oltre la linea bianca, quinto tiro dalla parte opposta dalla bandierina per il Teramo che sta chiudendo in attacco questa partita. 43-40 sul nostro cronometro, minuto e 20 al termine, poi solo recupero, ancora calcio d'angolo, pallone in area di rigore, colpo di testa tentato da Barbuti ma è ancora dopo la respinta della difesa marchigiana, il Teramo in avanti, ancora un traversone in area di rigore, riesce per un attimo la retroguardia marchigiana a rinviare, batti e ribatti in area di rigore della Maceratese con Turchetta che è il primo ad arrivare sul pallone, rinvia la sfera in avanti dalla parte opposta e poi invece Sales che va a rilanciare il pallone che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Maceratese, dunque rimessa con le mani per il Teramo quando il cronometro segna 44:20, 40 secondi al termine, poi solo recupero all'Elvia Recina dove il risultato è di parità 0-0 fra Maceratese e Teramo, pallone in area di rigore della Maceratese, sfuma però questa azione ospite con il rilancio in avanti di De Grazia dalla parte opposta e Masocco che va a rinviare il pallone, batti e ribatti da parte delle due difese con la Maceratese che però va a conquistare un pallone importante, poi Allegretti, il servizio in area di rigore, il tiro del numero 16 Palmieri e la parata di Narciso, ma era terminato in posizione di fuori gioco l'attaccante di casa e dunque si riparte con una Paolo, scusami, incredibile rimonta della Feralpi Salò, 4-4, a te. Sì, sì, intanto 3 minuti di recupero, come avevamo ipotizzato, dunque ancora 180 secondi con il Teramo che attacca il pallone di Carrari in area di rigore, il tiro con la palla che termina di un soffio al lato, Teramo vicino al vantaggio, è stato il giocatore, vediamo, Caidi in proiezione offensiva che tra l'altro si è anche leggermente infortunato proprio dopo questa conclusione. Caidi che è andato a concludere mettendo il pallone al lato non di molto della porta, difesa da Francesco Forte. 46esimo di gioco allo stadio Elvia Recina di Macerata, 0-0 fra Maceratese e Teramo. Ora attacca la formazione di casa con Palmieri che va a guadagnare una rimessa laterale che permette alla sua squadra di tenere lontano il Teramo dalla metà campo marchigiana quando mancano 2 minuti esatti al termine di questa partita. Due squadre ancora sul risultato di parità 0-0. Ai punti avrebbe forse meritato qualcosa in più sicuramente la squadra di Ugolotti, ma è mancato il guizzo vincente a Sansovini e compagni. Con il Teramo che ora cerca di uscire dalla propria metà campo, ci riesce, guadagna anche una rimessa laterale la squadra allenata da Guido Ugolotti. Pallone che ora viene giocato da Narciso con i piedi in avanti, il portiere del Teramo invita i propri compagni a portarsi in avanti, c'è il rinvio lungo del 36 in estremo difensore teramano, pallone toccato da Sabato in fallo laterale, ci sarà la rimessa in favore del Teramo. Andiamo a vedere il cronometro, 46:50, un minuto e briciole al termine di questa partita, pallone in area di rigore, colpo di testa del numero 23 della formazione in maglia grigia, si tratta di Caidi che sta giocando da attaccante aggiunto per il Teramo, pallone che è terminato però molto distante dalla porta, difesa da Francesco Forte. Crediamo che su questo colpo di testa
di Caidi siano terminate le speranze del Teramo di violare l'Elvia Recina di Macerata, perché mancano appena 40 secondi al termine di questa partita. C'è il portiere marchigiano Francesco Forte, classe 91, che invita i propri compagni a portarsi in avanti. Il rinvio dell'estremo marchigiano, pallone però riconquistato dal Teramo, poi perso da Madio. Il rilancio in area di rigore, il pallone troppo lungo per Allegretti, l'uscita di Narciso, subito il rinvio del portiere teramano, ultimi 20 secondi al termine di questa partita, ma c'è il rinvio della difesa marchigiana con il numero 6 Gattari, pallone in fallo laterale, rimessa per il Teramo, 12 secondi al termine di questa partita, bisogna lanciare il pallone in area di rigore, così avviene, ma c'è l'uscita senza problemi dell'estremo maceratese Francesco Forte. Finisce qui la partita perché scocca in quest'istante il 48esimo minuto, e crediamo che dopo il rinvio dell'estremo marchigiano arriverà il triplice fischio finale. È proprio così, del direttore di gara Lorenzo Bertani di Pisa. Termina la gara all'Elvia Recina di Macerata, gara senza reti, maceratese 0, Teramo 0. Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la squadra allenata da Guido Ugolotti, ma come dicevamo Andrea, è mancato il guizzo vincente al team quest'oggi sceso in campo in maglia grigia, e per il Teramo arriva così un punto che serve sì per muovere la classifica, ma non per compiere un passo avanti importante, per ovviamente sperare in una salvezza diretta per la formazione allenata da Ugolotti, che conquista dunque questo pareggio che può soddisfare, ma crediamo non molto, i tifosi teramani giunti qui in terra marchigiana. Ora c'è il saluto, lo scambio anche di qualche cortesia, più che saluto, di qualche cortesia tra i giocatori delle due squadre, un po' di nervosismo in questo finale di gara che comunque è stata corretta con soli due ammoniti sabato nella maceratese Carcalis nel Teramo. Ora però torna la calma con i giocatori delle due squadre che vanno a stringersi la mano. Vedremo se ora i giocatori del Teramo, Andrea, si dirigeranno verso il settore dove si trovano circa 120-130 tifosi teramani per il saluto di fine gara, mentre ci sono gli applausi dei tifosi di casa all'indirizzo dei propri beniamini. Maceratese che deve convivere ormai da tempo, da mesi, con una grave crisi societaria. Nonostante tutto, la squadra anche oggi ha profuso il massimo impegno, okay, dando del filo da torcere alla formazione teramana. È tutto allora, Andrea, per questa gara dall'Elvia Recina. Ribadisco il finale: Maceratese 0, Teramo 0. Linea che può tornare definitivamente allo studio. Grazie Paolo. I finali rapidamente, tutti pareggi, le gare delle 16:30, incredibile 4-4 tra Feralpi e Reggiana, Reggiana avanti con la rete di Guidone, poi pareggio di Guerra, poi Cesarini sul rigore, Guidone e poi Rozio, Reggiana che nel frattempo era rimasta anche in 10 uomini per l'espulsione di Carlini, poi dall'80esimo in poi la rimonta della Feralpi Salò con altri due gol di Guerra, tripletta per lui e un gol di Ferretti, 4-4, finiscono invece 0-0 Maceratese Teramo e Gubbio Venezia. C'è stata anche una espulsione nel Gubbio nel finale di partita. Rapidissimamente anche la classifica: è stato espulso Piccinni per il Gubbio, solo per vedere il Teramo 36 punti, ma occhio perché il Teramo potrebbe perdere una posizione in caso di vittoria del Forlì, potrebbe perdere una posizione anche in caso di vittoria del Lumezzane, un Teramo che dovrebbe sperare chissà magari in un pareggio tra Mantova e Lumezzane per mantenere in vita le speranze di salvezza diretta. Se invece dovesse vincere il Mantova, il Teramo potrebbe pensare direttamente ai play-out, perché a quel punto la salvezza diretta sarebbe quasi impossibile. È tutto, per tutti gli altri discorsi vi rimandiamo a poco più di un'ora all'Abruzzo del Pallone con la conduzione di Jacopo Forcella. Grazie a Maurizio Daguini in regia, a Jacopo Forcella in redazione. Buon proseguimento con i nostri programmi.
Sede.